Allora, ricominciamo un altro video su Liliana. Vi avevo detto che come linea generale preferisco fare video solo quando escono cose un po' concrete, più che sta dietro a tutti i pettegolezzi sui social. E sono uscite alcune cose, da trasmissioni televisive. Poi, fra l'altro, ogni volta che si avvicina il momento della chiusura delle indagini c'è un incremento del metabolismo, per cui tutti i vari personaggi si vedono molto di più in TV. Per cui ci sono argomenti abbastanza interessanti. Poi ci sarà anche una sezione commenti, perché ho cambiato un po' il sistema. Prima facevo video su commenti del video precedente e poi un altro video principale, però passava troppo tempo dai commenti di un video e l'altro. Vabbè, poi ne parlo meglio nella sezione commenti. Vediamo allora quali sono queste novità che sono emerse. Più un approfondimento di una cosa vecchia, ma che a me preme parecchio. Allora, si tratta di una cosa che avete già sentito perché arrivo come sempre in ritardo. Sulla trasmissione, la trasmissione Ring, che va in onda su Tele4, da non confondere con Rete 4, io qui faccio vedere uno screenshot anche col titolo, così è su YouTube, la potete trovare. Vi consiglio di farlo perché c'è ospite Claudio Steppin. È molto interessante per diversi motivi. Io comunque parlerò di quello di cui si è discusso un po' di più. C'è il fatto che in questa missione c'era anche il giornalista Sarti del Piccolo, che racconta di essere stato così, sul luogo del ritrovamento di Liliana nel secondo anniversario, no? Nel 2023, e di aver visto una cosa che lo ha scioccato, come ha trovato una rosa appoggiata, messa, fissata in una specie di ramo alla rete lì vicino, per commemorare Liliana, una rosa molto vecchia. E gli è venuto in mente che quando si parla di rosa per così commemorare, onorare Liliana, Claudio Sterpin è il primo che viene in mente, no? E si stupì in pratica il giornalista che Claudio potesse sapere il luogo preciso, perché voi sapete che riguardo al ritrovamento del corpo c'è stata un po' di confusione. Per più di un anno e mezzo, se non ricordo male, tutti pensavamo, perché ci hanno dato indizi per pensarlo, che fosse questo della foto il luogo dove è stato ritrovato il corpo. Fra l'altro è stata anche abbandonata lì una specie di coperta termica dorata che sembrava confermarlo. E invece non era vero niente. Gli era stato spostato il corpo per fare le prime analisi, ma il corpo si trovava una decina di metri, se non più, in una zona ovviamente lì vicina, ma comunque meno accessibile, meno facile da raggiungere. Vicino, fra l'altro, una rete che blocca per evitare che la gente caschi in una scarpata, con vegetazione anche più folta, eccetera. E meno pianeggiante, sicuramente. Il giornalista, in pratica, si sorprende che Claudio avesse saputo da chissà quanto, perché quella rosa era vecchia, di dover mettere proprio lì la rosa. E qui devo dirvi, io vi ribadisco il concetto e vi consiglio di guardare quella trasmissione, tutta andrebbe guardata perché è interessante, ma più o meno a metà, se volete vedere solo questo aspetto, perché parlano tutti e due, sia Claudio che Sarti, e a un certo punto non si capisce bene, insomma. Vi posso dire che Claudio si è, tra virgolette, difeso per questa sorta di coincidenza, dicendo: ma anch'io ero venuto a saperlo dov'era il vero posto, addirittura ne dà lì una descrizione a parole. Questo ha creato sorpresa, perché appunto sembra strano, conosce con tanta precisione quel posto, soprattutto se avesse messo quella rosa prima che fosse girata la notizia di dove era il luogo esatto. Ora, vi dico la verità, io non considero così rilevante questa cosa per questioni di date, di tempistica. Quando è che è andato Sarti a commemorare Liliana nel vero posto dove è stato lasciato il corpo? Il 14 dicembre 2023, quindi poche settimane fa. In quest'ottica, ecco, un'altra data importante è quando è che si è saputo sicuramente per tutti dov'era il vero posto. Qui me lo sono anche scritto il 21 giugno 2023. In una trasmissione, che adesso non mi ricordo più il nome, è stato mostrato esattamente il posto, però metto in sovraimpressione il nome della trasmissione, perché dopo la ritrovo. Qua vi faccio anche vedere a livello così proprio di immagine la giornalista che prima indica il posto che credevano tutti quanti fosse quello giusto e poi si incammina scendendo per un po' e alla fine mostra il vero luogo. 21 giugno 2023. Questo vuol dire che da mesi, parlando del 14 dicembre 2023, lo poteva sapere chiunque, non solo Claudio.
oltre a questo aggiungo che ci sono state, diciamo, fughe di notizie, nel senso che atti vari in cui veniva descritta la posizione erano usciti secondo me anche un paio di mesi prima, e magari Claudio ha potuto accedere a quegli atti e ha anche fatto un accenno su questo riguardo in trasmissione, per cui non sembra così sospetto. La logica è, forse anche l'avesse saputo dalla televisione il 21 giugno o da qualcuno che ha visto la TV e ha detto a Claudio, lui magari il 1 luglio, tanto per dare una data, dice, ah, ok, allora il posto giusto è quello, aspetta che vado a metterci una rosa lì, mette la rosa lì, poi il 14 dicembre, quindi 5-6 mesi dopo, arriva il giornalista Sarti che vede la rosa, che a sto punto è vecchia, molto invecchiata, no? Perché il giornalista ha sottolineato questo aspetto, che quella rosa non era certo recente. Per cui secondo me si può spiegare così senza che sia un grande mistero, però voglio approfondire un po' la faccenda, perché ci sono alcuni dettagli un po' particolari, soprattutto per il fatto che Claudio ha sempre detto che lui ha continuato a portare per una settimana una rosa nel boschetto, diciamo, nel giardinetto. Ora, la cosa strana in quest'ottica è che la rosa sia così vecchia, perché torniamo all'esempio di prima, che è solo un esempio ma funziona bene in termini temporali, no? Viene a sapere il 21 giugno, il 1 luglio, così, senza scapicolarsi, andare subito e mette la rosa. Tutto bene. Il 14 dicembre quella rosa è vecchissima, tutto logico. Ma se lui va a sostituirla ogni settimana, allora anche il giornalista avrebbe dovuto vedere una rosa di pochi giorni, messa da Claudio. Quella rosa è vecchissima, non sappiamo. Ecco, vedete, il dubbio è che Sarti sostenesse che una rosa così vecchia deve essere ancora prima che si fosse mai saputo del posto giusto, ma mi sembra difficile stabilirlo con precisione, capire se una rosa, che poi faccio vedere anche una foto che ha mostrato in trasmissione, che è una rosa con sotto anche la fialetta d'acqua per farla vivere un po' di più, no? È vecchia di 2 mesi, 3, 4, 5, 6 o 7, perché a questo punto 7 mesi sarebbe un po' sospetto. Secondo me non è così facile stabilirlo, però avrebbe dovuto trovarla aggiornata, cioè se Claudio continua ogni settimana ad andare dovrebbe essere andato pochi giorni prima anche del 14 dicembre 2023, non lo ha fatto. Questo è un po' strano, ci sono varie ipotesi. Un'ipotesi sarebbe che non ha messo nemmeno lui Claudio quella rosa, che sarebbe un colpo di scena, devo dire la verità, anche perché in trasmissione quando il giornalista Sarti fa questo discorso non è che Claudio dica, ah, sì, il posto lo conosco ma lì non l'ho messa la rosa. Non ha detto quello, ha detto sì sì lo conosco il posto eccetera eccetera. Quando poi Sarti ha fatto notare che era incredibilmente precisa la posizione, proprio immediatamente sopra in linea d'aria al posto esatto, e qui tra parentesi mi chiedo come fa Sarti a sapere il punto assolutamente esatto, visto che la descrizione fatta sugli atti secondo me non è mai molto precisa a parole. Comunque chiusa questa parentesi, e lì Claudio ha detto che ha intuito, immaginazione, una cosa del genere, o che si poteva mettere solo lì una cosa del genere. Un'altra ipotesi è che lui abbia messo nel posto giusto solo quella volta la rosa, e poi in seguito ha portato una rosa, ma nel posto falso, sbagliato, ma ufficiale, e diciamolo anche, più facile da raggiungere, è più comodo andare lì nel posto circondato, piuttosto che in quello vero, che bisogna imbusarsi e scendere in basso. Terza ipotesi, quando diceva che va ogni settimana a portare la rosa, magari non lo ha fatto veramente per 2 anni consecutivi, magari l'ha fatto all'inizio per un po', poi ha smesso di farlo, poi è venuto a sapere che il posto giusto è quello e ho pensato, beh, almeno una rosa in posto giusto la mette e poi non mette più rose. Queste sono varie possibilità. Comunque devo dire che ci sono tutti questi dubbi, non si potrà mai sapere, credo, la data esatta in cui è stata messa la rosa, ma nell'ipotesi che l'avesse messa qualcun altro in un posto così sospettosamente preciso e magari anche in passato, magari si potrebbe fare il test del DNA per vedere chi ha toccato quella fialetta di acqua, quel fil di ferro con cui era legata. Comunque vorrei sfatare alcune leggende che potrebbero nascere intorno a questa circostanza, per esempio quella, che sarebbe davvero clamoroso, che il primo giorno, che per il primo giorno per Claudio di portare la rosa è stato il 10 gennaio, tra l'altro c'era anche la televisione quel giorno, lui l'avesse messa subito al posto giusto. Quello sarebbe stato molto strano, perché il primo gennaio, il 10 gennaio non lo sapeva nessuno. Ma in realtà no, qua vi faccio vedere l'immagine del tronco dove è attaccato la rosa il 10 gennaio 2022,
E qui, vabbè, vi faccio rivedere il fotogramma, non si capisce molto bene, ma forse si capisce meglio da questo primo piano della foto della rosa. Vedete, facendo il confronto, la prima rosa viene messa proprio su un tronco, largo così. La seconda viene attaccata più alla rete che altro, o forse a quegli arbusti, quei tronchetti piccoli, larghi così, della pianta rampicante, ma è un posto diverso, assolutamente diverso. La zona dove l'ha messa Claudio la prima volta era pianeggiante con alberi grossi. In questo secondo caso invece è attaccato alla rete proprio. A complicare tutto questo discorso, non c'è solo che non sappiamo la data in cui è stata messa quella rosa, ma anche il fatto, lasciatemi sottolineare, che il discorso di prima di giugno o magari di maggio, prima che uscissero gli atti, nessuno tranne il colpevole conosceva il posto esatto. Non è del tutto preciso. Qualcuno lo conosceva il posto esatto. Fino alla cosa di dicembre. Il dottor Constantin Def e alcuni carabinieri che erano con lui e che hanno spostato fisicamente il corpo. Ora, per me, queste persone, penso più ai carabinieri, potrebbero aver accennato a qualche collega di questo fatto. Si vede sui giornali che si dice, ecco, questo è il luogo del ritrovamento. E il collega più informato dice: guarda che no, non è vero, io sono andato a spostare il corpo, in realtà non era lì. E magari questa voce un po' circolata tra le persone intorno, diciamo, carabinieri, inquirenti, eccetera. Magari non tantissimo, ma per me non è impossibile che almeno una dozzina di persone alla fine sapessero il vero luogo. E non è neanche così strano che una di queste, magari creando un bel inquinamento, possa aver pensato: vado a onorare la povera Eliana e metto la rosa nel posto giusto. Sono solo ipotesi, ma c'è anche questo fatto. Non è del tutto preciso dire che solo il colpevole conoscesse fin dal primo giorno il luogo del ritrovamento. Chi è andato lì lo conosceva e se lo ha detto altre persone, anche loro avrebbero finito per conoscerlo. Detto questo, detto tutto, no, ci sono ancora alcune cosette da dire, ma su un particolare che è legato alla rosa e l'albero, eccetera, però non relativo a queste ultime novità emerse su Ring di Tele4. E a questo proposito devo ringraziare Maddalena perché il grosso di quello che vi sto per dire l'ha analizzato e scoperto lei, quindi un grazie a Maddalena, la magica Maddalena, qui con Super Marco, che è suo marito. Allora, di che cosa si tratta? È una cosa che comunque lo metto in questo capitolo perché si parla di rosa, alberi, eccetera, e Claudio Serpin, e quindi è molto attinente. È una storia vecchia in realtà. E io pensavo che fosse già stata debunkata, vabbè, insomma, che l'avessero già smentita e forse qualcuno l'ha fatto. Però ho notato nei commenti che ancora gira questa leggenda. La leggenda di cosa si tratta in pratica? In una trasmissione, La vita in diretta dell'11 gennaio 2022, quindi il giorno dopo di quando Claudio ha portato la rosa, ritorna La vita in diretta su questo fatto, no? E intervista Claudio. Mentre c'è questa intervista vengono mostrate delle immagini in cui si vede mettere la rosa o accarezzarla quasi. Il punto è, vi faccio vedere questi pochi fotogrammi, che in un certo momento sembra di vedere che le mani di Claudio siano rovinate, con delle botte, degli ematomi, che è una cosa un po' inquietante, quasi che avesse dato dei pugni, avesse fatto qualcosa di strano pochi giorni prima. E siamo al 10 gennaio, quando viene messa la rosa, non dimentichiamocelo, 5 giorni dopo il ritrovamento. Da lì sono nati magari i sospetti che Claudio avesse fatto chissà quali cose turpe pochi giorni prima. In realtà, colpo di scena, quelle non sono le mani di Claudio Serpini. Sembra incredibile. In pratica è successo che La vita in diretta ha fatto una ricostruzione o drammatizzazione, come si chiama di solito, e mentre intervistava il vero Claudio Serpini, raccontava del fatto della rosa messa sull'albero e intanto mostrava immagini che non erano quelle autentiche di Claudio, ma di una sorta di attore, probabilmente un giornalista, che fa il gesto, ma in realtà non lo si vede neanche mettere la rosa, ma si avvicina all'albero con la rosa. E se notate, queste sono le immagini iniziali, si vede che viene sempre inquadrato da dietro, non si inquadra bene il viso per non far capire che non è Claudio Serpin. Perché in effetti crea un po' di confusione. Questo fatto, devo dire, che le trasmissioni TV integrano con ricostruzioni o, se volete, drammatizzazioni con attori quello che raccontano, è lecito deontologicamente, però sarebbe meglio mettere una piccola scritta sotto: drammatizzazione, ricostruzione, attori, cosa che viene fatta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per esempio, perché sennò nascono queste confusioni. Ci sono persone anche su YouTube che in perfetta buona fede hanno visto queste immagini, qua vediamo la mano nera, nera di botta in apparenza,
E pensando che fosse Claudio Sterpina, ho pensato, oddio, chissà che cosa ha combinato. In realtà non sono le stesse mani e caso mai rimanesse ancora il dubbio, vi faccio vedere sempre da trasmissione La Vita in diretta l'11 gennaio il vero Claudio Sterpin, che hanno intervistato quello vero e non l'attore ovviamente, in cui si vede a un certo momento che tira fuori il telefono dalla tasca e lì si vedono da vicino le mani. Osservate bene, non hanno tutte queste macchie, queste botte, queste cose strane. Anche in questa sequenza si vede, nessun problema sulle mani, e è lo stesso giorno in pratica, non potrebbe essere guarito così in fretta. Sono mani diverse di due persone diverse. Da notare, ultimo piccolo precisazione, che anche quell'attore barra giornalista che nella drammatizzazione ha mostrato di accarezzare la rosa più che metterla, nemmeno lui aveva le mani piene di botte e ematomi. In realtà erano peli, ha le mani pelose questo. Qui si vede un primo piano proprio all'inizio di questo servizio. Se guardate bene ingrandendo potete vedere proprio la forma dei peli un po' ad arco, come che si sollevano. C'ha le mani pelose, c'ha le mani pelose. Questa è una cosa che è un po' collegata alla faccenda della rosa dell'albero. Mi ero dimenticato di dirla molti mesi fa quando Maddalena l'aveva scoperto, ma visto che apparendo questo argomento, con tutte le strane dicerie che girano sui social, se si può smentirne una, magari è anche meglio farlo, no? Ho preferito farlo in questo capitolo. Allora, nuovi mani telecamere, beh, nuove per modo di dire, insomma, sempre relative al 14 dicembre, ma non ci avevano mai fatte vedere queste. Si vede anche Gabriella passare sotto la stessa telecamera, quella della scuola, allievi, sottufficiali di polizia, dove era passata Liliana, anche Gabriella, che io avevo sentito che è uscita alle 8:41. Questo immagine da notare che arrivano da Storie Italiane del 5 gennaio, e quindi, cos'è, 11 giorni fa. Io avevo sentito in passato che Gabriella fosse uscita alle 8:40, l'avevo sentito da Eder in un commento sotto un suo video, qua faccio vedere anche lo screenshot se ce l'ho ancora, e si è dimostrato molto preciso, perché poi sono italiani e dicono, beh, 8:41, ma in pratica alle 8:40. Non sapevo invece dove andasse. Avevo sentito circolare le voci della palestra, e in effetti Eder in un video di pochi giorni fa ha proprio ribadito, Gabriella va in palestra. Però poi in quello stesso video Eder continua a dire la piscina, la piscina, la piscina, e dico, ma la palestra o la piscina? A me interessa soltanto per il luogo, capito? La direzione, per capire per quanto tempo è rimasta, diciamo, sulla stessa strada di Liliana. Perché c'è la possibilità magari di sincronizzare altre telecamere. In pratica è successo questo. Lo saprete già perché ovviamente arrivo un po' tardi come sempre, ma approfondiamo perché è una faccenda molto interessante, con spunti da approfondire. Succede che Gabriella, quando se ne va per andare in palestra o piscina, ma comunque la Zasi ha dimenticato di dire una cosa. Mi era venuto il dubbio, con questo dubbio tra palestra e piscina, che magari nella cosiddetta piscina di San Giovanni in realtà fosse un centro multifunzionale dove magari c'era anche una zona palestra. E difatti sì, e qui ringrazio Paola, che è di Trieste, mi ha confermato che c'è anche la zona palestra. Quindi lei è andata, Gabriella, in quella zona della piscina in pratica o palestra. Quando passa sotto comunque le telecamere, la scuola, lì, l'ufficiale, bla bla. Nello stesso punto dove pochissimi minuti prima, 3 minuti si diceva, secondo me addirittura 1 minuto e mezzo, beh, che cosa succede? Che Gabriella aveva nel suo telefono l'applicazione fitness che misura i passi, gli spostamenti e anche c'è l'orario. Credo fra l'altro che fosse la stessa applicazione come tipo di quella di Liliana. Con la differenza però che Gabriella il telefono ma se lo aveva ovviamente. E quindi i periti, ne ha parlato Gabriella Marano soprattutto, di Sergio Resinovic, hanno analizzato questa applicazione e hanno potuto capire esattamente quando Gabriella è passata sotto questa telecamera e hanno visto, qui vediamo, l'orario che c'era su questa telecamera in sovraimpressione, scoprendo che era praticamente identico. Quindi in pratica quella telecamera era precisa, l'ora era perfettamente aggiornata al minuto, se non al secondo, ma quello è difficile stabilirlo. Ma perché questo ha creato stupore? Perché gli inquirenti in pratica avevano detto che la telecamera era sfasata di 5 minuti. Quei 5 minuti invece sembra che non ci siano più, il che è un po' strano, francamente. Ora, quei 5 minuti erano però molto utili, mettiamola così, per rendere più verosimili gli altri spostamenti di Liliana. Venendo a mancare quei 5 minuti, viene fuori che la Liliana in Piazzale Gioberti sembra essere arrivata un po' troppo tardi in Piazzale Gioberti.
troppo in ritardo calcolando il percorso, come se fosse andata pianissimo, cosa un po' strana. Al punto che il pool, diciamo così, Sergeretino mi ci incomincia a ipotizzare addirittura che quella di Piazzale Gioberti non sia la vera Liliana, però lo sia quella sotto le telecamere della scuola di polizia e credo anche quella che butta via i sacchetti. Qual è il punto? Questa teoria è affascinante, ma lasciatemelo dire, è un po' insidiosa. Torniamo indietro al riconoscimento di Liliana da telecamere. Vi ricordate che finché non si seppe come era vestita Liliana e non lo sapeva nessuno, si è saputo solo dopo il 5 gennaio ritrovato il corpo. Prima non risultava Liliana in nessuna telecamera, la stessa Gabriella che ha detto, Gabriella Micheli, che aveva raccontato in una diretta con la dottoressa Bruzzone di aver visto in anticipo le immagini di quelle telecamere lì, della scuola lì ai posti ufficiali, ha detto non è lei, no? È comprensibile perché non ci assomigliava a niente, cioè non si vede, capito, da quella distanza il viso. Perché poi invece si è detto è lei? Solo perché è vestita così. Una volta che si è scoperto che era vestita in quel modo, giubbotto grigio, pantaloni grigio chiaro, grigio scuro, cambia un po' da una foto all'altra, da una telecamera all'altra, scarpe nere, borsa nera sul lato sinistro, si è detto dai, deve essere lei. E anch'io, che pure ero un po' scettico all'inizio, ho detto vabbè, una coincidenza troppo grande sarebbe che un'altra donna, fra l'altro di statura minuta, con lo stesso giubbotto, stessi pantaloni, stesse scarpe, stessa borsa nera sullo stesso lato. Adesso invece stai ipotizzando che sia andata così davvero? Che c'erano due donne con lo stesso identico vestito, la stessa borsa nera sulla sinistra, sul lato sinistro, e lasciatemelo dire, anche la stessa altezza, perché anche se non è mai stato fatto un calcolo, che sarebbe stato rapidissimo da fare, per conoscere l'altezza esatta di quella persona, comunque nella zona dei sacchetti e nella zona di Piazzale Gioberti c'erano altre persone vicine e si è potuto per confronto vedere che in effetti quella donna era più bassa degli altri e quindi rimane la categoria persona minuta, poco alta. Quindi adesso stai invece ipotizzando che ci fossero due donne minute vestite allo stesso modo con la borsa sotto sinistro. Guardate che se si incomincia a sostenere che quella donna vestita in quel modo potrebbe non essere Liliana, a sto punto possiamo incominciare anche a dire che quella della prima telecamera potrebbe non essere Liliana, perché è vestita allo stesso modo, ok, ma come quell'altra, magari la stessa. È una cosa un po' confusa in effetti. Per me non è molto realistica. A questo proposito Elena, e ringrazio Elena, che lei è molto esperta in tutto ciò che si tratta di vedere le cose, insomma, che mi ha detto che secondo lei come andatura e postura è sempre Liliana, confrontando la prima telecamera con le Piazzale Gioberti, è proprio lei. Una semplice opinione, ma diciamo che io ho piuttosto fiducia nelle opinioni di Elena. A questo si aggiunge il motivo già spiegato, no? Se incominciamo a dire che va bene che una donna di statura bassa, eccetera, abbia giubbotto grigio, la borsa nera sul lato sinistro, scarpe nere e tutto, a sto punto non possiamo neanche più sicuri dell'altra telecamera, perché i lineamenti del viso non si vedono proprio. Vediamo allora di poter spiegare come potrebbe essere effettivamente Liliana anche in Piazzale Gioberti, che è la cosa più logica, ma spiegare questo ritardo. Beh, ci sono due cose che vengono in mente. Si è attardata a fare qualcosa, ma due perché. Una cosa potrebbe essere entrata in un negozio, ma se non aveva niente, neanche i soldi, è un po' strano. L'altra che abbia incontrato qualcuno nella zona, diciamo, dopo i sacchetti, quando non ci sono più telecamere, fino a quelle di Piazzale Gioberti, che poi non è di Piazzale Gioberti, ma di un autobus che passava lì vicino. A questo punto avrebbe perso tempo restando fermo a parlare un attimo con questa persona, che si suppone conoscesse, perché è strano fermarsi 5 minuti con uno sconosciuto. È possibile questo. Da notare che un particolare che mi ha un po' incuriosito, nel caso, ma non ne sono neanche sicuro, che il ritardo si misuri dalla zona dei sacchetti per Piazzale Gioberti, che è una zona d'ombra perché non la si vede più, c'era nella zona dei sacchetti, come abbiamo già detto, un paio di persone, ma almeno una sicura, che erano lì vicino a Liliana, senza però parlare o interagire con lei, nella zona dei cassonetti, no? Dei bottini. Ora la cosa curiosa è che se Liliana si fosse attardata in quella strada che non possiamo vedere, è strano che anche l'altra persona si sia attardata, perché anche quell'altra persona si trova in Piazzale Gioberti mentre c'è Liliana, come dire che alla fine si è messo allo stesso tempo. Una strana coincidenza, viene da pensare che fossero messi a parlare insieme. Però mi viene in mente adesso che in realtà l'altra persona, l'unica sicura,
sembrava già lì a pestare Giubbetti da qualche istante, perché era quasi dietro a un autobus e sembrava fermo, e poi si rimette in circolazione mentre Liliana arriva. Per cui no, forse questo discorso non vale più molto, perché quella persona è arrivata in effetti prima a piazzare Gioberti. Devo rivedere quell'immagine per essere sicura. Un'altra ipotesi, oltre a quella che si sia attardata a parlare con qualcuno, è semplicemente che sia la telecamera dell'autobus e sia sbagliata, che a quel punto non è più arrivata così tardi, ma un po' prima. Da notare che, mea culpa, io questa cosa che è uscita il 5 gennaio l'ho saputa soltanto ieri praticamente, quindi non ho avuto molto tempo di approfondirla in tutti i dettagli. Diciamo che è una cosa su cui torneremo, perché vedete, non so neanche se ve l'ho appena detto, sono un po' rimbecillito un po', cioè il fatto che quella telecamera, quella sincronizzata con Gabriella, mettiamola così, fosse assolutamente giusta, è stranissimo, non succede quasi mai, e viene da chiedersi come mai. Un'ipotesi è che sia una di quelle telecamere che si regola con internet, sono collegate a internet. Ma a questo punto perché gli inquirenti, quando lo vanno lì, non si accorgono che è un di quel tipo di telecamere per cui non vale neanche la pena far calcoli per i tempi? Ma forse ve l'avevo già detto, e allora tolgo questa parte. Vedremo se usciranno altre immagini, magari Gabriella passa anche lei verso la zona dei sacchetti. Io non so se il percorso sia proprio identico o se si può arrivarci con strade diverse alla zona della piscina barra palestra. Vedremo, comunque sicuramente sarà da approfondire meglio i percorsi e i tempi. E a questo proposito ringrazio Maddalena che mi ha fatto anche tutta una mappa dei percorsi, ma non ho avuto il tempo in questo video di mostrarvela, perché sennò dovrei anche analizzarla molto. Ve la mostro comunque così com'è, la discutiamo meglio la prossima volta, perché devo studiarmela un po', me l'ha data ieri. E ringrazio Maddalena, Magica Maddalena, con Super Marco ovviamente. Allora, adesso veniamo a un capitolo che magari non è proprio una novità, perché sono i famosi semini gialli, di cui si è smesso quasi di parlare da mesi. Ci ritorno sopra. Io, vedete, non li conosco i 25 punti del giudice, pendenze preliminari, eccetera. Solo quelli pochi che sono stati detti espressamente. Mi è piaciuto molto, molto interessante, quello della posizione di tutte le persone, eccetera. E non solo il 14 dicembre, diciamo. Io controllerei anche un po' il 30 dicembre e altri giorni speciali. Non so quindi se tra i 25 punti c'è anche un approfondimento sui semini gialli. Lasciatemi dire però una cosa, che questa pista che adesso io propongo e spero che abbiano seguito gli inquirenti potrebbe essere anche più decisiva che non quella del sistema di localizzazione sofisticato tramite le celle. Perché l'essere stati vicini alla zona critica di Liliana, bla bla bla, per me è molto sospetto, soprattutto ci sono quegli spostamenti in termini di orario che ho spiegato l'altra volta, tra le 8.45 e le 9 trovarsi lì e dalle 9 in poi andarsene rapidamente in macchina. Però si potrà sempre ovviamente dire è una coincidenza, sono andato lì per altre ragioni. Tra l'altro il quartiere San Giovanni ha come centro quasi piazzale Gioberti, non è proprio il centro, è spostato più verso ovest, ma c'è un sacco di roba lì per cui la scusa ci sarebbe sempre, no? Questa cosa qua invece, se sia un pizzico di fortuna, perché ci vuole anche la fortuna, può essere assolutamente schiacciante. La pistola fumante, la prova che non si potrà smentire. Riassunto quindi dei semini gialli. In pratica è stato il dottor Costantini, che è quello che è un medico legale che è andato lì e ha visto per primo il corpo, che ha parlato nella sua relazione, no? E li ha definiti semi circondati da una sostanza oleosa, tra l'altro ha anche detto che non si trovavano lì, una cosa del genere, non presenti sul luogo, mi sembra. E fra l'altro questi semi, quando ho potuto vedere le foto in cui si vedevano questi semi fotografati, anche se non erano molto nitide le foto, si capiva chiaramente che alcuni semi erano sopra i sacchi neri, soprattutto nella zona delle gambe, devo dire, e alcuni erano dentro i sacchi neri. E questo fatto del dentro e fuori è estremamente interessante, perché ci dà un'idea della dinamica di come sia accaduto. Prima però di parlarvi di quello che secondo me è il motivo per cui è molto importante questa cosa dei semini gialli, veniamo a delle voci che sono circolate per cercare, diciamo così, di togliere significato ai semini gialli. È stato detto, ma sono in quel boschetto, è ovvio che tutto sia coperto di semini gialli. No, non sembrerebbe vero. Paola, che è di Trieste, l'ho chiesto gentilmente di andare lì a controllare e c'è andata
nel 2022, nello stesso periodo, cioè è partita addirittura dalla fine di novembre, poi è andata in dicembre, poi è andata in gennaio, cioè in tutto l'arco di tempo in cui teoricamente poteva essere lì il corpo, perché se c'è una pianta che fa dei semini gialli li farà anche l'anno successivo, no? Non ha trovato nessun semino giallo, né per terra né attaccati agli alberi. Quindi non sembrano autoctoni del luogo. Un'altra ipotesi è che sono stati portati lì dal vento, che non è così ridicola come può sembrare. Il vento sposta i semi, ci sono alcuni fatti a forma di elica che fanno centinaia di chilometri. La forma di quei semini non era di elica, ma comunque la bora può spostarli parecchio. Però, oltre alla coincidenza che solo quell'anno li ha spinti lì, e l'anno dopo non ha spinto neanche uno, ma tutti addosso al corpo di liana e intorno non ce n'erano? Un po' strana sta cosa. Ma quello che taglia testa al toro riguardo a questa ipotesi del vento che li ha portati lì è il fatto che alcuni fossero dentro i sacchi, dentro, e a livello quasi delle caviglie. Le gambe erano foderate, tipo domo pack pop, tutto girato stretto stretto. Come può il vento portarli? Sicuramente sopra, per puro caso, ma infilarsi a livello delle cosce, strisciare sulle ginocchia, scendere ancora giù, è impossibile. Quindi no. Poi l'altra ipotesi, vabbè, quella di escrementi, di uccelli, di larve, tutte cose fantastiche, però il dottor Costantino, che è un dottore, li ha visti da vicino con i suoi occhi, quindi con una qualità migliore di quella delle foto, e li ha subito definiti semi, perché in effetti anche da quel poco che si vede dalle foto non sembravano queste cose, né escrementi né larve, che hanno una struttura un po' diversa. Ma perché potrebbe essere così importante? Perché questo fatto che i semi fossero sia dentro che fuori mi fa venire in mente una dinamica. Liliana, magari tirata fuori da un congelatore, sì, viene messa in un luogo per essere preparata per lo spostamento ai giardinetti ex OPP. Questa zona però deve essere un po' all'aperto per permettere ai semini gialli di venire giù dal cielo e appoggiarsi sui sacchi. Ma in realtà all'inizio non c'aveva i sacchi. E quindi finisco sulle gambe. Poi vengono messi i sacchi neri, e sono anche due di dimensioni diverse, lasciatemelo precisare, perché dà l'idea dell'improvvisazione di tutto questo, cioè neanche un pacco di sacchi neri nuovi. Hanno dovuto prendere quelli che c'erano in casa queste persone. E infilano i sacchi neri. A questo punto ci sono semini gialli dentro i sacchi. Il corpo non viene portato via istantaneamente, magari si aspetta l'ora giusta, magari quando è un po' più tardi, che ne sai. Nel frattempo altri semi gialli cadono sopra i sacchi. È una ricostruzione ipotetica, ma questo dentro e fuori per me mi fa pensare proprio questo, che c'è stato un periodo in cui il corpo è stato all'aria e quindi che può ricevere i semi dall'alto, ma anche un periodo in cui coi sacchi infilati è rimasto all'aperto. All'aperto vuol dire che non può essere stato fatto questo in una grotta dove non cadono i semi gialli. Ma all'aperto cosa vuol dire? Immaginare che fosse stato fatto in un luogo anche fuori da una grotta mi sembra molto strano, perché è pericoloso lasciargli un cadavere che chiunque passi può vedere, e fra l'altro dovrebbero essere passati alcuni minuti tra le due fasi. Quindi immagino una zona recintata, come dire non possono vedere eventuali persone che passano. Vi dico la verità, non trovo molto probabile che sia accaduto a Trieste proprio. Mi viene più in mente una sorta di seconda casa, di baita, chiamatela come volete, una casupola di proprietà di qualcuno, che è una specie anche di recinto. Lì si poteva fare questo, e si poteva fare lì perché c'è la spiegazione perché questi semini gialli prima vanno sulle gambe e poi dopo ci sono i sacchi anche sui sacchi. È stata lasciata all'aperto, ma in questo cortile che gli altri, zone fra l'altro fuori città, magari anche poco frequentate, non poteva vedere. È solo un azzardo, un'ipotesi, la speranza di essere fortunati, ma se fosse andata così, questo vorrebbe dire che noi con questi semini gialli, se fossero stati repertati, insomma, speriamo, potremmo scoprire non solo, fidandoci a un botanico, la specie, che sembravano molto infiorescenze di nocciolo, che fra l'altro fiorisce in quel periodo, per cui sarebbe anche coerente, ma poi si può fare il test del DNA, mi risulta, e quindi si potrebbe scoprire se quella specifica pianta è esattamente quella sotto la quale c'era il corpo di Liliana o lì vicino, perché il vento si può spostare di qualche metro. Ora voi capite che quindi la ricerca che si potrebbe fare è di andare a vedere tutte le persone attenzionate, se hanno seconde case, baite, questo, quello, e andare a visitare questi siti e vedercene qualcuno con piante uguali a quella che si è scoperto dal botanico, che è questa specie, e poi si fa il DNA su quello. Se in questo caso desse esito positivo, quello è il colpevole di sicuro, perché chiamiamolo Pinco Pallino, ma sarebbe una delle persone note,
Pinco Pallino ha una baita fuori Trieste e guarda caso c'è un albero di nocciolo là vicino che ha il DNA identico a quello di quei semini, quindi è proprio da quel nocciolo e non da nessun altro del Friuli che sono arrivati. Quindi nella casa, seconda casa di Pinco Pallino, lui ha tenuto il cadavere di Liliana e questo lui è il colpevole. Ci vuole un po' di fortuna, quel che si vuole, bisogna mettersi di buzzo buono, ma secondo me non credo che ogni persona degli attenzionati abbia 2, 3, 10 case, capito, in più. Qualcuno non ne avrà nessuna, qualcun altro ce l'avrà e magari sarà una cosa più piccola, una specie di foresteria, cose varie, ma comunque è significativo che potrebbe essere determinante. Secondo me sarebbe interessante, insomma, provare a farlo. Adesso, niente, finisce il video e c'è la sezione commenti, che è piuttosto corposa, ho l'impressione. Allora, adesso c'è la sezione commenti e io solo ora mi accorgo che c'è anche il Babbo Natale nell'inquadratura. Quel Babbo Natale è un pupazzetto che è rotto e io lo devo aggiustare perché io aggiusto tutto. Ma non pensate al Babbo Natale che è passato il periodo. Adesso vediamo i commenti, lasciate che faccia una piccola premessa. Meglio dire una parola in più, perché io parlo sempre di retroscena, anche di come faccio i miei video. Fino adesso nella sezione commenti c'era la parte, diciamo, in topic, relativa ai commenti nel video precedente sullo stesso argomento, e poi le carinerie che, a parte il fatto il discorso dei complimenti, erano, diciamo, messaggi personali, a volte anche non così carini, come avete notato. Adesso c'è una nuova sezione in più, quella iniziale, è quella dei commenti occulti, cioè occulti, in cui non vi farò vedere il commento e non vi dico chi l'ha detto. Ma perché questa strana riservatezza? Per un problema di cui vi ho già parlato, ma adesso ho deciso di risolvere il problema in modo sistematico. A volte ci sono dei commenti che sono lunghi, belli, interessanti, domande, argomenti, cioè cose scoperte, interessanti, dai, che però purtroppo in questo lungo commento c'è una singola riga dove vi hanno detto qualcosa che non va bene per i miei standard, diciamo, nella pubblicazione a video dei commenti. Preferirei che non venissero fatte accuse o insulti specifici a qualcuno con nome e cognome. L'eccezione ovviamente per Sebastiano, infatti se vedremo molti commenti contro Sebastiano, ma quello si può. Con altre persone è meglio di no. Il risultato è che quando ci sono questi commenti a me dispiace un po', perché non voglio pubblicare anche la parte così, magari anche che insulta, eccetera. Però mi dispiace di perdere gli spunti interessanti che c'erano. Allora che cosa faccio? Qual è la mia idea che avevo già avuto in passato, ma adesso la renderò uno standard? Di non mostrarvi il commento, così non si vedono le parole brutte, di non dire neanche il nome, perché se no si va a cercare e siamo appunto da capo, ma di parlarvi degli spunti interessanti che sono venuti fuori. Quindi dicendo, nella conversazione sono emerse queste domande, quesiti o informazioni interessanti. Vediamo quindi per la prima volta questa sezione dei commenti occulti. Io però ce li ho qua davanti perché se no non mi ricordo di che cosa parlavano. Allora, questo qui, di cui non vi dico il nome, è una cosa interessante. Beh, prima di tutto fa questa ipotesi, no? Io avevo fatto un'ipotesi che, come tutte le ipotesi, magari è sbagliata, cioè che Liliana va a un vero appuntamento dopo Piazzale Gioberti, via San Cilino, cose del genere, dove qualcuno l'aspettava e insomma questo qualcuno litiga e alla fine la picchia. E poi viene portata via in macchina. Mentre invece l'ipotesi è, e se ci fosse stato un luogo di ritrovo in quella zona, una specie di abitazione, di casa, si entra lì e l'aggressione è avvenuta quindi lontano da occhi indiscreti. Questa ipotesi è interessante perché in effetti è un po' strano di mattina poter picchiare qualcuno e non essere visti da nessuno, nemmeno quando questa persona cade a terra svenuta. È un'ipotesi molto interessante. Devo dirti che parlando di abitazioni degli attenzionati, io non è che le conosco proprio tutti gli indirizzi, però così a occhio non mi sembra di ricordare che ci sia qualcuno che abita in via San Cilino, insomma. Potrei sbagliarmi e potrebbe essere una seconda casa o un locale che non è necessariamente un'abitazione, ma un luogo di ritrovo che magari però non c'era molta gente. È un'ipotesi interessante. In quel caso sarebbe anche più interessante vedere, insomma, con gli spostamenti, no? Se qualcuno che era lì vicino, cioè potenzialmente da quelle parti all'ora giusta, si è rimasto a lungo fisso, fermo in un posto, come dire, ha aggredito Liliana e adesso sta incominciando a mettere i sacchi, le cose, vabbè, quello credo che state messi dopo. Un'ipotesi interessante. Un'altra ipotesi interessante
riguarda il fatto, no, che è una cosa che mi ha rattristato molto, che si direbbe che il dottor Costantini si fosse dimenticato di misurare la temperatura del corpo interna, che avrebbe per me, oh, non dico risolto il caso, perché non è che si scopre l'omicida per quello, ma almeno tolto questa storia che non è stata congelata. È stata e come congelata, secondo me. E sentendo che all'interno era molto più fredda che all'esterno, sarebbe stato chiarissimo. Non l'ha fatto però, almeno così sembra. E comunque un'ipotesi è che non ci sia riuscito proprio perché era congelata e non è riuscito a inserire. Ora qui l'argomento è anche un po' delicato, ma non credo che sia andata così, dico la verità, perché anche se fosse stato così congelato da non riuscire a introdurre la sonda, questo sarebbe un fatto rilevante e l'avrebbe dovuto scrivere. Oltre, anche se devo dire la verità, abbiamo visto, no, dopo il discorso del GIP, eccetera, dei notti, che ha detto i 25 punti, e dopo un po' di tempo cosa accade? Che la procura dice sì, ok, adesso li analizzeremo, ma in realtà molti di questi li avevamo davvero già analizzati. E come mai il giudice dai notti non lo sapeva? Perché non c'era negli atti. Hanno fatto cose, analisi, studi, che non hanno inserito negli atti. Non lo sapeva quindi il giudice dai notti, e men che meno lo sappiamo noi. Per cui a livello teorico potrebbero aver fatto qualunque cosa, anche il controllo della temperatura, ma non ce l'hanno detto. Però qui lo dico e qui lo nego perché mi sembra un po' strano, insomma, se l'avessero fatto credo proprio che l'avrebbero inserito questo dato. Abbiamo anche visto poi in parte, insomma, un video che mostra il ritrovamento, non tutti i dettagli, ma l'impressione è che non ci pensassero neanche di togliere i pantaloni e tutto, perché io credo che si misuri per via rettale la temperatura interna, ci sono termometri fatti apposta per quello. Per cui no, io temo proprio che non si siano ricordati di misurarla, un vero peccato. Vediamo un po' altri spunti interessanti che sono usciti. Ecco, degli spunti, qua a volte metto anche non commenti che contengono brutte parole contro qualcuno, ma commenti che non sono rivolti a me. Parlate tra di voi, degli affari vostri, cioè affari vostri, insomma, dell'argomento del video, e non sono sicuro che siate contenti che io mi inserisca pubblicandoli, anche se comunque vi ricordo che se veramente non volete proprio che il vostro commento, magari perché raccontate cose un po' personali, venga pubblicato il video, basta che inserite un cancelletto, questo carattere qua, o all'inizio o alla fine, e io lo vedo e capisco che non lo devo pubblicare a video. L'avevo già detto, ma lo ricordo. Comunque qua in una conversazione vengono fuori due elementi interessanti. Uno è quello che in realtà tornerà anche in un commento esplicito che poi vedremo, che bisogno ci sarebbe stato di guardare il ciuffo bianco o l'orologio rosa per riconoscerla, quando si dice il volto non è che fosse così distrutto, si dovrebbero riconoscere i lineamenti. Poi vedremo anche un altro commento specifico sull'argomento, per cui diciamo che risponderò in modo più dettagliato al prossimo commento. Riguarda un tema che è già stato trattato, ma è interessante perché ci sono degli sviluppi, cioè si era già detto molti mesi fa, ma addirittura più di un anno fa, due anni fa quasi, beh, un anno e mezzo, chi ha messo lì il corpo lo ha fatto perché voleva che venisse ritrovato in fretta? Si direbbe di sì. Però facciamo qualche piccola puntualizzazione. Non è preciso dire che quello sia un giardinetto pubblico. Quelli erano i giardini dell'ex ospedale psichiatrico in stato di abbandono da decenni. Non ci sono panchine, non ci sono lampioni, non è un luogo ospitale, non è come metterlo il corpo in un vero giardinetto pubblico dove sicuramente di mattina prima persona che arriva col cane o ragazzini che vanno passanti per andare a scuola lo vedono. Ma c'è un altro fatto che è un aggiornamento. Noi all'inizio pensavamo che il luogo fosse questo dove è stato lasciato il corpo, no? Che è un luogo molto centrale quasi di questa zona degli ex giardinetti, che in pratica in gran parte è selvaggia, non si riesce qua a camminarci. C'è una piccolissima parte, un triangolino, dove ci si può camminare. E a sto punto sì, viene da pensare che ovviamente il primo che passa di lì, l'unico modo per passare da quelle parti, l'avrebbe visto. Ma in realtà poi dopo si è saputo che il luogo era un altro dove era stato lasciato il corpo. Un luogo in discesa, molto meno accessibile e bloccato dalla rete. Anche se non toccava completamente la rete, era molto vicino alla rete. C'è persino l'ipotesi, che non voglio sottolineare come probabile, ma possibile, che chi l'ha preso lì l'ha proprio buttato giù per quella specie di discesa e poi è andato a sbattere contro la rete e è tornato indietro di pochi centimetri. Ma c'è anche questa dinamica possibile. Aveva delle scoriazioni sulle mani accadute durante l'aggressione o perché avanzavano fuori dai sacchi, anche quella è una cosa che non si sapeva.
Noi credevamo che l'attack che abbiamo visto mostrasse la posizione originale, in realtà no. È stato mosso in tutti i modi possibili e immaginabili il corpo, e poi è stato rimesso dentro le mani a caso. Quindi non era quella la posizione originale, non era sul giubbotto. Sembra invece che uscissero fuori così le mani, addirittura tra i due sacchi. In questo caso, avanzando fuori, facendo rotolare giù il corpo, si sarebbero graffiati, diciamo. Semplice ipotesi. Ma in pratica, se noi ci rendiamo conto che il vero luogo dove è stato lasciato il corpo non è quello quasi circondato dagli alberelli, un po' pianeggiante, facile da vedere se si va in quel boschetto, in quella piccola parte del boschetto dove si può camminare, ma in una zona molto più profonda, più difficile da raggiungere, e anche più buio quando è sera, e bloccato solo dalla rete prima di andare nella scarpata ancora più profonda e ancora più selvaggia, non siamo neanche più così sicuri, anche se io rimango dell'ipotesi che lo spostamento da un luogo chissà quale a un posto che è comunque in città era fatto con l'idea di farlo ritrovare. Però il posto dove è stato lasciato il corpo in realtà non era così facile da vedere come pensavamo all'inizio. Riguarda la tavernetta, poi ovviamente ci saranno altri commenti su questo, perché nel video precedente si parlava molto della tavernetta. Io avevo sentito da Sebastiano che Liliana aveva contribuito, e immaginavo con soldi. Si è sentito però dire anche un'altra tesi che vi gira, e cioè che non sia stati i soldi, ma piuttosto che Sebastiano o Liliana abbiano indirizzato alcuni professionisti, diciamo carpentieri vari, a rivolgersi a queste persone amiche, che possono quindi anche fare un bello sconto di solito rispetto ai prezzi non amichevoli che hanno certi professionisti. Io non l'avevo sentito, ma è una cosa interessante anche questa. In questo caso non ci sarebbero i soldi proprio, ma aiuti, diciamo, in natura quasi. Presentare professionisti che possono aiutare a costruire e mettere su questa tavernetta per risparmiare. Infine, un discorso generale. Vi ho detto, no, che appunto è meglio non fare accuse specifiche contro questo e quello. Di per sé fare un discorso ipotetico, se fosse stata questa persona allora come mai questo e quello, secondo me è lecito farlo. Ma io preferisco non dargli una visibilità eccessiva come mettendola a video, perché può suonare un po' funesto. Sappiamo cosa è successo in una situazione molto diversa alla signora della pizzeria, no? Che se poi la gente si convince che è assolutamente vero, e in quel caso la colpa della signora era veramente piccola, se anche fosse stata vera, c'è magari il linciaggio mediatico. A me non piacciono i linciaggi mediatici, e men che meno voglio iniziarli io. Il problema qual è? Di per sé le ricostruzioni complete per me sono molto affascinanti, perché anche se ipotetiche, cercano di considerare non solo chi può essere colpevole, ma cosa è accaduto, e i vari protagonisti come si sono comportati, da cose che sappiamo, e si era logico, spontaneo, quel comportamento in quel contesto. Quando tutto funziona è notevole la cosa. E magari qualcuno di voi ha fatto ricostruzioni davvero notevoli, ma un po' troppo accusatorie in modo specifico, per cui purtroppo voi magari fateli anche se volete, ma non credo che potrò pubblicare quei commenti. Comunque li leggo con molto interesse. Adesso finisce la sezione, diciamo, occulta o spunti generali venuti alla discussione, e adesso incominciamo a vedere i commenti più specifici. Allora, adesso i commenti visibili a video. Incominciamo dal primo di Ilaria Granata, che è molto interessante. Ci sono vari argomenti, qua spero che riusciate a vederlo bene tutto. In pratica, sì, lo leggo quasi tutto, diciamo la verità. Ilaria, in pratica, si sofferma su un'analisi di Sebastiano e su un aspetto. Lei dice qua: la convinzione che Sebastiano Visentini non sia responsabile del decesso di Liliana come ragione, ha esposto come motivazione il fatto che lui sia sempre stato molto tranquillo, e che una persona che uccide per la prima volta non può essere così serena. Proprio su questo ho dei dubbi, in quanto ognuno di noi è dotato di qualità uniche ed emotivamente strutturato in modo diverso dagli altri. Allora sì, qua praticamente spiega che ci possono essere, parla anche del masking, io vi consiglio di leggerlo, ingrandisco meglio questa parte. Ilaria, a livello teorico tutto può succedere, io ti dico che a livello statistico, nei pochi casi, beh, non sono pochi, però un po' meno, almeno quelli controversi, in cui si è trovata con certezza colpevole, non era mai riuscito a mantenere la calma, un'agitazione fuori dalle righe. Questo fatto del masking, ad esempio, di nascondere le proprie emozioni, è una roba che neanche gli attori dell'Actor Studio riescono a fare veramente bene, perché quello che si ottiene è un'atmosfera tesa. Per paura di manifestare le emozioni, muovono poco le braccia, le mani,
parlano scandendo le parole, quasi non battono le palpebre. Ovviamente non tutti sono in grado di riconoscere questi segnali, ma una persona che è sconvolta ma finge di essere tranquilla si nota che è un po' tesa, che è un po' strana. Poi ovviamente bisogna vedere chi è lì, se riesce a capirlo o no. Il bello sarebbe che con tutte queste telecamere ce ne fosse stata una anche in casa di Sebastiano, pensa che meraviglia, che non è assurdo, ci sono quelle per controllare se qualcuno viene a rubarti in casa. Così potremmo vedere il tono di voce, le espressioni e avere un'idea più chiara. Tu mi dici che a livello teorico potrebbe anche accadere, io ti dico che a livello statistico non accade quasi mai praticamente, perché sono sempre sconvolti, perché è una cosa troppo grossa per far finta di star calmi. È molto più facile manifestare un'emozione fasulla, agitazione, paura, rabbia, in cui gli attori sono specialisti, ma essere sconvolti dentro e stare lì a parlare tranquillamente con una voce è una cosa da fenomeni. E anche se io penso che Sebastiano per certi aspetti sia un fenomeno, non credo che sia così abile in questo, ma ci sono opinioni diverse. Tu comunque ci hai ricordato che in alcuni casi sono persone che riescono a stare tranquillissime. Molto dipende anche dal tempo, voglio aggiungere, perché ci sono stati alcuni che secondo me sono pure colpevoli magari, che hanno mostrato comunque una certa tranquillità. Ma qual è il problema? Perché sono sbucati fuori, comparsi in TV o quello che è, o magari sentiti dagli inquirenti, solo dopo giorni magari. A questo punto hai il tempo di calmarti. E anche queste misure di autocontrollo di cui mi parli sicuramente ce le hanno tutti. Ma neanche la stessa giornata, dopo aver passato il tempo a maneggiare il cadavere da solo, lui che non si regge manco in piedi, mi sembra estremamente improbabile. Comunque tutto questo discorso sul fatto che fosse innocente perché molto calmo, vorrei precisare, in linea generale il vero colpevole che uccide per la prima volta è sconvolto e lui veniva descritto come molto calmo, ma adesso, colpo di scena, dopo 2 anni, ci si ricorda che invece era molto preoccupato anche lui, sì. Il risultato è che almeno questo, diciamo, è sistemato, anche lui era agitato, Sebastiano. Poi un'altra parte molto interessante è questa. Per come vedo il signor Visentino, ho la sensazione che sia un abilissimo manipolatore. Ed infatti tutte le persone che sono venute a contatto con lui se ne sono innamorate. Allora, tutte le persone che sono venute a contatto con lui, stiamo parlando di parenti, amici, vicini di casa, ho visto, c'è stata una processione negli ultimi giorni. Tutti a dire che persona meravigliosa è, che marito esemplare, che uomo onesto. Sono un po' sarcastico, te ne sei accorta quasi subito, perché io ho avuto l'impressione opposta. Pensa che tutti quelli che lo frequentavano in pratica gli hanno voltato le spalle, tutti quanti. Per me è l'opposto di un abile manipolatore. Ma cos'è l'opposto di un manipolatore? Se un manipolatore è quello che riesce a convincere tutti delle proprie idee per trarne vantaggio, Sebastiano è un poveraccio come che ogni volta che apre bocca tutti lo odiano praticamente. Chi sarebbe che è stato affascinato a lui? Riguardo all'ipotesi, che so che è sempre quella che gira, che abbia affascinato me, no, non ha funzionato, in realtà l'ho già detto, poi liberi di non credermi, non è che ho le prove, ma io ho raggiunto la conclusione, per quella stupidaggine dell'alibi, sapete, i fatti concreti invece delle chiacchiere, che non fosse stato lui. Comunque ci sono molti altri commenti che parlano di questo, mi approfitto per spiegare un po' meglio il mio punto di vista così originale. Altre persone affascinate da lui, Nicola, l'amico Nicola Castellano, che l'ha definito, Nicola ha definito Sebastiano un uomo di meraviglia. Sebastiano ha cercato di convincere Nicola che la faccenda dei soldi e che lui, Sebastiano, cosa che pensa Nicola, ne sa qualcosa, non era vera. Hai riuscito a convincere Nicola? Ah, come sogno proprio. No, non riesce a convincere nessuno di niente, Sebastiano, che è l'opposto di un manipolatore. Questa almeno è la mia visione, perché io vado... Ecco, interessante questo, da cosa si riconosce un manipolatore? Che è un argomento un po' drammatico e interessante, pensiamo a Vanna Marchi e i danni che si possono fare. Per me alcune caratteristiche generali, tipo una persona che cerca di convincere gli altri, è un po' generico. Chi di noi non cerca di convincere gli altri? Quando in una discussione pacata e civile si hanno opinioni diverse, ognuno dice, ma no, guarda, secondo me è questo per questa ragione. Lo facciamo un po' tutti. Il manipolatore è colui che cerca di mostrarsi, che qui sembra più che altro un vanesio, se non addirittura narcisista, di essere più bello di quello che è, più onesto di quello che è. Ok, non è bello da dire, ma lo facciamo un po' tutti, in piccola misura. Di solito non parliamo con le persone che conosciamo delle cose peggiori che noi abbiamo fatto o dei nostri peggiori difetti. Nascondiamo un po' e parliamo un po' di più delle cose belle. Un egocentrismo che chi più chi meno ce l'abbiamo tutti. Alla fine non sono queste le caratteristiche a cui riconoscere un manipolatore. Sono 2 caratteristiche, secondo me. Una di abilità, che non è ancora una colpa.
convince tutti di qualunque cosa, è magico questa persona, cioè ipnotizza la gente. L'altra è di attitudine, è ossessivo compulsivo, si fissa di voler convincere tutti di un certo argomento. E questa è una cosa un po' più negativa, secondo me. Uno che va casa per casa cerca di convincere tutti che Mariolina, esempio di fantasia, è una brutta donnaccia. Lui può avere questo pensiero e magari manifestarlo quando casualmente si parla di Mariolina, ma andare proprio a cercare tutti quanti del paese per raccontarlo è una roba veramente da gran pettegoli, da gran brutte linguacce, ma anche un po' da manipolatore che vuole convincere tutti. Io vedo, riconosco i manipolatori da questa attitudine di essere ossessivi nel voler diffondere una voce e poi anche dalle abilità quando ci riescono. Sebastiano non ci riesce praticamente mai a convincere qualcuno di qualcosa, per cui dal mio punto di vista è l'opposto. Questa è la mia opinione, ovviamente, rispetto a quella degli altri, ci mancherebbe, ed altrettanto mi aspetto, certamente, Ilaria, ci mancherebbe. È interessante appunto la discussione anche quando si hanno idee diverse, e difatti molti dei commenti che vedremo hanno idee diverse dalle mie, perché è come guardare la stessa cosa, come un solido, una sfera, però ognuno lo vede da un angolo diverso e vede cose diverse. Tu quando guardi Sebastiano vedi un uomo abilissimo a convincere tutti della propria tesi, io vedo un povero disgraziato che come apre bocca si copre di pupù fino qua praticamente, ma diversi punti, diversi modi di vedere Sebastiano, che in un certo senso è una sfera, anche lui. E poi vabbè, un caro saluto ed un abbraccio, buon Natale a te e alla comunità degli Amarini. Amarini, questa qua è una roba da carineria, devo dire, perché Amaretti potrebbe essere la violazione di un trademark, registrato. Amarini, ma non so se sia bellissimo neanche Amarini. Amarini o Amaretti, vabbè, questo è un argomento da carineria, per cui semmai ci ritorneremo sopra nelle carinerie. Un caro saluto anche a te, un abbraccio, Ilaria. Vediamo un po'. Oddio, questo è uno di quelli che purtroppo, allora qui abbiamo questa persona che purtroppo ha un nick appunto di quelli un po' difficili, in questi casi vi pregherei di aggiungere magari in fondo il vostro nome di battesimo. Comunque dice, ciao Paolone, la guarda tante belle cose, avanzo un'ipotesi sulla ricerca della casa nuova. Questa è un'ipotesi molto interessante, magari molto semplicemente Liliana, vedere quella tavernetta così carina, è venuta voglia di averne una tutta per sé, quindi stufa del solito appartamento ed anche dell'affitto piuttosto caro, se non ricordo male, si è messa in ricerca. Beh, devo dirti, non ci avevo mai pensato a questo. È un'ipotesi interessante, devo dirti la verità, non sono molto convinto, perché anche se può darsi che abbia pensato, guarda che bella tavernetta, ne voglio una anch'io, secondo me avrebbe fatto una ricerca un po' più specifica, diciamo, perché un appartamento comune che voleva anche il garage, eccetera, una tavernetta sono cose un po' diverse. E poi sarebbe un po' strano quel malumore di cui parlavamo, no? Che sembrava molto di malumore, perché schiattava di invidia per quella bella tavernetta, non lo so, mi sembra non molto probabile, ma mi piace sentire tutte le ipotesi. Un saluto a te e la prossima volta magari aggiungi il tuo nome così so come chiamarti. Allora, qua abbiamo Marisa che è sempre molto simpatica, vediamo un po', però non l'ho messa nelle carinerie perché fa un discorso, diciamo, in topic sull'argomento. Forse quella cena lì era attesa per la presenza di una o più persone con cui aveva avuto precedentemente qualche screzio. Riguardo al telefono, dal quale voleva eliminare i nominativi di alcuni soggetti bloccati, può esserci riuscita, come no. Il caso in cui non fosse riuscita, quindi mi scelto di lasciare c'è la casa. La persona con cui aveva appuntamento può essere adirata perché era fra quelli che comparivano sul telefono di Lilli. Sì, una cosa del genere, penso. Riguardo al discorso che fai, nel caso in cui non ci fosse riuscita, secondo me è sicuro che lei non c'è riuscita, perché lei fa la ricerca su Google su come cancellare numeri dall'iPhone bloccati. Però voi capite, forse l'ho già detto, ma ci ritorno su perché è una cosa interessante. Di per sé, cancellare dei numeri in genere dalla rubrica, che problema c'è? C'è bisogno di dare delle istruzioni. Beh, nella rubrica scegli il nominativo, ci sarà la voce cancella. Quello che lei voleva fare era qualcosa di impossibile. Cancellare il numero, ma al tempo stesso che rimanesse bloccato. Voleva cancellarlo perché temeva le ispezioni di qualcuno che avrebbe capito che lei aveva contatti con questa persona. Ma al tempo stesso non voleva che eliminandolo subito squillasse, perché magari chissà quante telefonate le faceva questa persona molesta. Si è resa conto, ha cercato le istruzioni sperando di trovare soluzione miracolosa, si è resa conto che non era possibile e allora l'ha lasciato a casa. Questo per me è la cosa più probabile.
stile un po' diverso da CSI. Sì, sì, quella era una piccola battutina che avevo fatto, ma non perché fosse stato così disastroso quel trovamento del corpo, è che diciamo le atmosfere di CSI sono una cosa quasi in film di fantascienza, hanno molta tecnologia, molto attenti a non lasciare tracce, contaminare la scena. Noi lo facciamo in modo un po' più così, diciamo così, freestyle, ecco. E qua vabbè, grazie Paolo, tantissimi auguri, buon Natale, un mega abbraccio. È passato un po' Natale, ma ovviamente quando tu l'hai fatto eri in topic, comunque ti ringrazio e anche se tardivamente ti auguro quantomeno l'anno nuovo buono, che quello siamo ancora in tempo. Anche se sembra che essendo un anno bisestile sarà un anno un po' sfortunato, ricevo voci da molte mie persone, mie amiche che conosco, mi sta succedendo di tutto, oddio, crociamo le dita perché se credo un po' queste cose fanno un po' paura. Un abbraccio a te Marisa. Allora, vediamo un po'. Qui è Carla Pozzati. L'errore più grande fatto dall'investigatore è proprio il fatto che abbia incontrato tutti i movimenti di Sebastiano, mentre altri personaggi niente. Da notare che Claudio si è offerto lui di raccontare, non so se più in televisione, ma immagino che l'abbia fatto anche con gli inquirenti, i suoi spostamenti. Questo trovo gravissimo. Lo scooter vero, visto, è stato controllato chi ne era in possesso? Non lo so perché abbiamo anche visto che possono essere fatti controlli e poi non messi negli atti, per cui non si sa. Ti posso dire che se una delle persone, diciamo, attenzionate avesse avuto uno scooter identico a quello, penso che se ne sarebbero accorti, insomma. La targa non credo proprio che fossero riusciti a vederla neanche loro. C'è questa idea che è considerata un po' una leggenda, che in TV vengono fatte vedere immagini a bassa qualità, mentre invece gli inquirenti hanno qualità altissima. Sarebbe in teoria possibile, ma non è molto realistico. A volte queste immagini escono di straforo e quindi portano via quelle più belle. E poi non ho mai visto in un caso che dopo immagini a bassa qualità ne comparissero ad altre ad altissima qualità. Io credo che l'unico modo per vedere le targhe di moto o auto siano i cosiddetti targa system, che sono sì anche delle telecamere, ma costruite appositamente con una specie di zoom quasi per poter vedere i numeri di targa. Non credo che fosse un targa system quella, per cui non credo che abbiamo potuto scoprirlo con certezza, ma sicuramente se uno degli attenzionati ce l'aveva uno, l'avranno verificato. I telefonati controllati di tutti, come ti spieghi l'agitazione di Sterpin quella mattina? Molte domande. Dunque, l'agitazione, che è interessante questo, perché avevo detto una cosa che non è una mia idea, è una cosa che fa parte proprio della psicologia, della criminologia, che c'è questa cosa che il colpevole si tradisce sempre perché è troppo agitato, troppo presto. Vorrei però fare una precisazione. Quello che per me attira più l'attenzione non è tanto il banale, un po' infantile, la prima gallina che canta ha fatto l'uovo, ma piuttosto l'agitazione eccessiva, spropositata a quelli che erano i fatti conosciuti al tempo. Quello. Perché in una certa dinamica è normale che ci sia qualcuno che si accorge prima della scomparsa di una persona. In quest'ottica era normale che qualcosa ci sembri prima ad accorgersene fosse Claudio, perché lì deve andare da Claudio. Quindi non c'era motivo che Sebastiano, che l'aveva salutata, se è andata per i coltelli e tutto, Fulvio, Gabriele e Salvatore fossero stupiti, preoccupati, perché non andava da loro e quindi non sapeva niente. Claudio è il primo che si è accorto che mancava questo contatto, non veniva più all'appuntamento. Quello che sarebbe interessante sapere era quanto era agitato Claudio. Era sconvolto? Dopo solo mezz'ora? Quello sarebbe stato molto sospetto, ma non è chiara questa cosa. Perché i messaggi che lui manda, aspettiamo un segnale qualunque, sono abbastanza normali, insomma. Voglio dire, tu hai un appuntamento con una persona, dopo mezz'ora non arriva, magari manda un messaggio, come dire, c'è qualche problema, qualcosa, non è detto che sei già sconvolta. Non si sa che emotività avesse mentre mandava quei messaggi. Tra l'altro c'è anche il fatto che è emerso che è uscito di casa dopo mezzogiorno, dal GPS dell'auto risulta. E poi vedremo, perché immagino che si controllerà la posizione anche sul suo telefono, se anche sul telefono era a casa sua a conferma. Io penso di sì. Questo vorrebbe dire che non era forse così tanto sconvolto, perché con l'appuntamento alle 9:30 e solo a mezzogiorno pensi di andare in giro a fare qualcosa, abbastanza tranquillo all'inizio, ma non lo sapremo mai, perché anche qui, come nel caso di Sebastiano, bisognava una telecamera in casa di Claudio per vedere se era agitatissimo oppure no. Dai messaggi per me non si capiva un'agitazione così grande, ma abbastanza normale, perché non arriva la persona in cui appuntamento e dice come mai, mandami un segnale. Rimane quel dubbio. Sul fatto di cercare una nuova casa, Sebastiano ha detto di essere andato con lì in agenzia immobiliare, perciò non credo sia difficile controllare la veridicità delle sue parole.
Questa cosa qui mi fa già paura, perché se esce dalla bocca Sebastiano, chissà se è vero, chissà quando è successo. Comunque speriamo che si possa verificare questa cosa. Riguardo alla festa ti garantisco che anche per un posto sbagliato a tavola, anche questo è un racconto personale che è molto interessante di Carla, si perde anche un familiare. E qua non parla di omicidio ovviamente, ma di perdere in senso di rapporti. Racconto ciò che è accaduto al festeggiamento degli anni 80, degli 80 anni di mia madre. Ebbene, essendo una famiglia numerosa, si è deciso di mettere a fondo tavola i bambini e i ragazzi. Ebbene, una nipote, arrivata pure in ritardo, si è offesa perché messa insieme i ragazzi. Perciò ha lasciato la festa a metà pranzo. Non ci crederà. Urca, mi dava del lei, Carla, mi scusi, non mi ero accorto. Mio fratello e tutta la famiglia si sono allontanati da tutto il resto della famiglia. E questo per 35 anni. Mio fratello è morto 3 anni fa senza aver mai chiarito né fatto pace con nessuno. Perciò vedi, per adesso mi ridai del tu, quindi sono molto contento, che accadono cose impensabili solo per un posto a tavola. Auguri di buon anno Paolo e a tutti voi. Ti ringrazio anche per gli auguri, Carla. Questa storia mi sorprende, ma fino a un certo punto. Era un po' quello che sospettavo, no? Una cosa storta, magari nella mente della nipote, dei familiari di questa nipote, uno sgarbo che ha sollevato vecchi problemi, perché la cosa di per sé solo in posto a tavola è strano. Ma magari può essere la goccia che fa traboccare il vaso. Il dubbio è che fosse accaduto qualcosa di simile anche a Liliana, anche se per me è stranissimo che sia il posto a tavola. Ma non si sa che cosa sia accaduto esattamente a quella festa, se c'è stato qualche dialogo privato con qualcuno o qualcosa. Comunque ti ringrazio molto Carlo, ti ringrazio degli auguri anche di avermi raccontato questa storia, che è un po' una cosa simile che pensavo. E tu sei testimone di qualcosa di veramente eclatante, di come un posto a tavola sbagliato può portare a danni così grandi. Roberta Biancini: ciao Paolo, è sempre un piacere seguirti, devo fare i complimenti a chi ha ucciso Liliana, vabbè, un po' sarcastici spero, ma forse non l'ha uccisa ma si è trovato a non saper gestire un malore. Sì, questa è un'ipotesi che avevamo fatto in molti, anche io, non sembra un omicidio premeditato per nulla. Magari poteva essere salvata, ma non poteva emergere, in quel momento era con quella persona, quindi chiunque sia è stato bravissimo o bravissima in barba ai medici, forza dell'arma, criminologi, nessuno ha trovato nulla per poter quantomeno mettere sul dito gli indagati un presunto colpevole. Quindi esiste il delitto perfetto. E Roberta, il delitto perfetto è interessante questo, perché per me un delitto perfetto è un delitto congegnato bene, ma premeditato. Qui, e anche tu in pratica lo accenni, non la voleva neanche uccidere, non è nulla di premeditato. Semmai dopo è riuscito a creare, che so, una cortina fumogena magari molto complessa che ha confuso tutti, quello sì, magari un caos perfetto, quasi la perfetta tempesta perfetta. Non credo però che sia stato perfetto, i sacchi di misura diversa, il modo in cui è stata uccisa, che non è neanche stato un modo di ucciderla, è morta quasi per caso. Lo vedo molto improvvisato questo delitto, però dopo si è creata una gran confusione, quella quasi perfetta. Ormai le ipotesi sono innumerevoli, dopo essere salita quella macchina, quella mattina in macchina con X, può essere venuta lì in macchina, un ceffone, un malore è venuto mentre X guidava, e a quel punto che fa? È già in macchina, beh, se è già in macchina in effetti se ne va proprio subito, vado a nascondere il corpo, ma come? Solo entrando in un box, un magazzino? Sì, io penso a qualche zona magari diversa da un appartamento normale, un condominio dove portare un cadavere, insomma è un po' azzardato, se come sembra avviene ancora quando è giorno. Un sacco di domande. Pazzesco che nessuno abbia visto nulla. Quindi ripeto, complimenti a X. Povera lì, mi sa che non avrà mai giustizia. Insomma, sì, sembra che sia un po' difficile in questa perfetta confusione che si è creata. Tu dici strano che nessuno abbia visto nulla. Sì, è strano, perché sembra che sia caduto tutto, insomma, di mattina, una giornata di sole, non neanche che piovesse, per cui tutti erano chiusi in casa, la gente ha paura della pioggia, come sapete. Perché in effetti un dubbio, c'è anche un altro commento che riporta questo dubbio, aspetto che venga per parlare in modo più dettagliato, è anche strano che l'aggressione sia venuta per strada. Non passava nessuno lì a vedere un ceffone, forse anche un ceffone, ma se poi la persona cade per terra è una cosa che attira un po' l'attenzione, no? E anche questo è un aspetto da dover approfondire. Ti saluto e vedo le serene feste a te e a tutti quelli che ti seguono. Ti ringrazio molto, Roberta. Allora,
La lupa ululala, è la lupa qua che la conosciamo. Ciao Paolo, che bellezza, che brava, festeggi. Allora ricordo bene, Sebastiano litigò con Adriana. Beh sì, in effetti tu me lo ricordi a me perché io non avevo parlato nel video. Tu adesso me lo ricordi in questo modo un po' indiretto, che c'era anche quel discorso che alcuni hanno fatto, no? Che Adriano fosse che Sebastiano fosse antipatico con Adriana. Ok, non lo so. Alcuni l'hanno detto e tu sostieni e lì ne fu infastidita. Può darsi, non lo so. È una cosa che mi sembra un po' strana questa qua, che poi decida di cambiare appartamento per quello. Ma può darsi, è stato anche questo, riguardate Veneta. Si disse che Lilli mise i soldi per costruirla, non so se a fondo perduto. Beh, io non ho mai sentito che l'ha pagata tutta lei la Tavernetta. Io ho parlato di un contributo, semmai. E poi si è sentito prima, nell'altra sezione, addirittura dell'ipotesi che semplicemente Sebastiano o Liliana abbiano suggerito carpentieri amici, diciamo così, per avere uno sconto, perché si avranno degli sconti se sono amici quelli che ti fanno questi lavori. Grazie Paolo, buone feste, grazie a te Lupa, e buone feste anche a te, anche se sono un po' passate. Allora, vediamo questo. Dei radi. Ciao Paolo, ovviamente questo caso è molto complesso. Probabilmente mi sono perso qualcosa. Se Liliana voleva cancellare questi numeri bloccati, ma non c'è riuscita, i numeri dovrebbero essere presenti ancora nel telefono, perciò si può risalire a questi contatti. È molto giusto quello che dici. Prima avevo già dato una valutazione sul fatto che non si possa cancellarli e al tempo stesso tenerli bloccati. Alla fine io credo, visto che non se l'è portato dietro, che abbia rinunciato a cancellarli, quindi dovrebbe esserci ancora. C'è quel dubbio, che è solo un dubbio, che potrebbe, ma è sicuro, che il colpevole potrebbe essere anche entrato a casa. Quando Sebastiano non c'era, c'è quel particolare che si finge a volte di ignorare, che il colpevole si è portato via le chiavi, unica cosa che si è portato via. E perché? Perché le ha usate, le chiavi servono per aprire le porte. Se tu non usi le chiavi, non te le prendi. Comunque non è la cosa più probabile. In effetti potrebbe esserci, in effetti, se ci fossero stati controlli di questo tipo, magari anche dei tabulati, se fossero telefonate normali, si scoprirebbe chi infastidiva molto Liliana, perché anche questa voce era uscita, che avesse bloccato quel numero o dei numeri perché le dava fastidio continuare a ricevere telefonate da queste persone. Se ci sono, beh, dai tabulati telefonici si potrebbe anche vedere le molte telefonate a cui non risponde o chiude subito la chiamata, che è un chiaro segno di telefonata molesta. Sarebbe molto interessante se ci fosse ancora questa possibilità e se magari è stata esplorata dai 25 punti. Speriamo, speriamo. Ti saluto, Zei, non so il tuo nome esatto. Francesca D'Agostino, ciao Paolo, ricordi il tuo video poi rimosso? Mi colpì molto quella faccenda assai bizantina del riconoscimento di Liliana con l'innovativa tecnica della sovrapposizione della radiografia con la foto, se mi ricordo. Continuo a chiedermi che senso avesse in considerazione del buono stato di conservazione del corpo. Sì, in effetti questo è lo stesso dubbio emerso in quell'altro spunto, cioè perché c'era bisogno di vedere il ciuffo bianco o l'orologio rosa, non si riconosceva la faccia. Devo dire che io, avendo potuto vedere quelle immagini, io l'avrei riconosciuta francamente perché ho visto già molte foto, ma non è impossibile che, come dire, il dottor Constantides, che non è che avesse magari visto 1000 foto di Liliana prima, e in una situazione in cui era un po' conciata male, insomma, perché oltre ai capelli bagnatissimi, spettinata, eccetera, e segni sul viso che insomma c'erano, non è proprio che fosse pulitissima come si diceva, potevano non essere molto sicuri e hanno voluto essere, diciamo, scientifici. Poi ci sarebbe il DNA, che però richiede più tempo. Così, l'impressione è che le persone che sono andate lì a cercarla non è che avessero idee molto chiare sull'aspetto di Liliana, ecco. Secondo me era comunque riconoscibile, ma era conciato un po' malino il suo viso, non è che fosse proprio bella rilassata, ovviamente come nelle foto in cui era viva. Un saluto a te, Francesca. Ah, qui vediamo un gioiello di sintesi di Paola Cabrini, orologio 9:17, depistaggio. Ora, questo fatto dell'orologio fermo 9:17 e di considerare che è l'ora dell'omicidio è una cosa che ha fatto un po' sorridere anche a me all'inizio, perché erano proprio da film gialli. Non è che l'orologio sia collegato alle funzioni biologiche della persona, e quando la persona muore si ferma l'orologio. Molto più spesso accade che gli orologi si fermano e la persona per fortuna va avanti a vivere. E a volte le persone muoiono e l'orologio va avanti. In effetti mi interessa approfondire questo aspetto. Perché
Perché si è fermato l'orologio? Depistaggio. Tu dici depistaggio come dire che hanno deliberatamente fermato l'orologio. E come? Rompendolo? Spaccandolo, sbattendolo contro una pietra? Per dire è questa l'ora della morte, il depistaggio? Può essere. Ma allora l'orologio sarebbe stato rotto visivamente, il quadrante rotto, si vedrebbe questo colpo che l'ha spaccato. Se non glielo puoi toccare, e non mi risulta che fosse danneggiato, l'avrebbero detto. Non sono neanche sicuro, forse l'ho anche vista una foto d'orologio, non me lo ricordo più. Non mi sembra che fosse rotto comunque quell'orologio visivamente. E come lo fai a fermare l'orologio senza danneggiarlo? Gli togli la batteria? Perché non credo che fosse di quelli analogici, insomma, cioè di quelli meccanici. C'è anche un po' questo dubbio, no? Comunque l'ipotesi del depistaggio è affascinante. Però questa cosa vorrebbe dire che non è quella l'ora dell'aggressione, perché più che della morte di Liliana, secondo me, è del o dell'aggressione di lei che cade per terra o di quando viene messa in un congelatore, sì, congelatore proprio. E lì gli orologi si fermano, già verificato, quando si va molti gradi sotto zero si bloccano e si rompono per sempre, quelli alla quarza. Se fosse un depistaggio cosa vorrebbe dire? Che non è successo niente di particolare a quell'ora? Ma in quel caso, visto che lei in pratica scompare anche dalle telecamere e ben presto non risponde appunto ai messaggi di Claudio, vabbè che lì il telefono era a casa, per cui è un discorso a parte, per me alle 9.17 non è detto che è stata uccisa, ma che è stato già messo via il corpo come tempi, è molto ragionevole. Se fosse un depistaggio, secondo me, avrebbero messo, non so, le 15, e poi ha trovato un modo per fermare l'orologio, che però non sembra essere basato su un trauma da impatto, perché non mi risulta che sia stato detto che l'orologio fosse visibilmente spaccato, colpito con violenza. Quindi anche l'orologio sarebbe bello che fosse subisse una sorta di autopsia, chiamare un orologiaio e chiedergli che cosa ha fermato questo orologio, perché adesso dopo 2 anni dirà la batteria scarica, ho capito, ma non credo che per puro caso fosse scaricata alle 9.17 cosa di dicembre. Credo invece che qualche cosa, eccetto la batteria, è danneggiata all'interno, una forte vibrazione, oppure qualcosa sia spaccato che si potrebbe spaccare col congelamento. È un'ipotesi interessante anche quella. Vediamo un po'. Questo è Marlena Severnini. Ciao Paolo, chi poteva trarre vantaggio dalla morte di Liliana? Sebastiano. Sebastiano faceva il fotoreporto e caso strano era esperto sui casi di cronaca nera. Sì, questa cosa dell'esperto di cronaca nera perché ha fatto delle foto a qualche cadavere l'ho già sentita. Probabilmente qualcuno ha sottolineato questo aspetto. Allora, Marlena, vedi, il fatto del trarre vantaggio è giusto. Insomma, lui in realtà quei soldi li aveva già, perché mi sembra che Liliana fosse molto generosa con lui e non è che perdesse molti soldi per il fatto che Liliana fosse ancora viva, dato che a parte dell'autobus non è che spendesse molto Liliana in apparenza. Il problema qui della logica a chi giova è basata sul concetto di omicidio premeditato, cioè un movente. Io l'ho detto, poi ovviamente ognuno ha le sue opinioni, non mi sembra un omicidio premeditato perché non ha i segni di un killer o comunque di una persona motivata a ucciderla, non ci sono segni chiari di morte. È stata malapena colpita, non ha neanche una frattura, anche un pugno dato da un uomo, credo proprio che crei una frattura, quantomeno al naso, anche agli zigomi potrebbe. Per me non è premeditato, se non è premeditato non conta molto il movente a monte, si tratta di un litigio lì sul momento, che può avere un movente, cioè qualcosa da studiare per capire perché mai questa persona si è arrabbiata, c'è stato qualche contrasto, e qualche contrasto potrebbe aver avuto anche con Sebastiano. Ovviamente, ma non è premeditato, non è quel tipo di movente per cui l'ha fatto per i soldi, eccetera. Riguardo al fatto che lui, perché era un fotoreporter, è un esperto di cronaca nera, beh, c'è un aspetto di come si fanno i delitti, ho qualche dubbio, francamente, ho qualche dubbio, anche perché poi secondo me questo delitto non è stato fatto molto bene, insomma, molto pasticciato sotto tutti i punti di vista, ma ci sono opinioni diverse comunque. Un saluto a te, Marlena. Elisabetta Catania, a me Sebastiano non convince affatto, le molte bugie che dice e poi il suo atteggiamento mi sembra tutto costruito, non mi dà l'impressione di una persona limpida e sincera. Allora, visto che sono tanti argomenti, facciamoli un po' alla volta. Tutte le bugie che dice, questo sì, nel senso di contraddizioni. Lo so che a dire contraddizioni sembra togliere il valore negativo di bugia, ma a volte uno può non ricordare veramente qualcosa e quindi dire cose un po' sbagliate quando cerca di ricordarle. Altre volte possono essere lucide bugie.
Che distinzione si può fare tra le due cose? Per me una bugia deve essere utile, il colpevole mente per salvarsi e quindi dice qualcosa che è meglio dirla per salvarsi. Nel caso invece di moltissime cose contraddette, assurde a volte che ha detto Sebastiano, lì c'è proprio la confusione della mente, dei ricordi, su fatti in cui è facile dimenticarsi, perché oggi non li analizziamo, perché è giusto occuparsi di tutti i dettagli come fossero importantissimi, ma mentre accadevano lì erano insignificanti. I telefoni erano qui, erano accesi, spenti, collegati o non collegati, cosa gliene frega? Lui torna a casa dopo il giro in bici, è stanco, si mette a guardare la televisione. Non si ricorda questi dettagli, la borsa era sopra, sotto, c'era dentro roba, cosa c'era, cosa non c'era. La fede era quella di Liliana, l'hai trovata tu, l'ha trovata Gabriella. Una persona che ha ricordi poco chiari sbaglia mille volte su questi argomenti, ma se poi andiamo a vedere per scoprire l'utilità di questa bugia, non la troviamo nella maggioranza dei casi. Magari spostandosi molto, mettendosi di butto buono, possiamo immaginare, ecco, ho detto della fede perché in realtà lui la fede l'ha spostata, con la fantasia si può fare tutto. Ti posso dire che per me le bugie chiare, forti, sicuramente bugie non dimenticanze, sono quelle in cui la cosa a cui c'è una divergenza con la realtà è quasi impossibile da sbagliarla. Perché non è un dettaglio come sono i mille dettagli chiesti a Sebastiano che non se ne ricorda, ma cose tipo cosa hai fatto per un'intera ora o non l'hai fatto, quelle sono cose troppo grosse per essere una dimenticanza. E poi devono essere utili, avere un chiaro motivo per cui uno le dice, per farla franca. Questo fatto che lui si è contraddetto mille volte su uno stesso argomento non è così che agirebbe un colpevole. Dice una sola cosa e magari una bugia e rimane su quella. Sebastiano non rimane mai su nessuna opinione. Per me Sebastiano è estremamente confuso a livello di memoria, in alcuni casi lo giustifico perché certe cose chieste sono dettagli che nessuno ci farebbe caso e lui non ci ha fatto caso, e in più c'è un aggravante terribile che ha creato un problema enorme, è così smemorato che non ricorda nemmeno quello che non ricorda, cioè lui quando gli chiedono qualcosa prova a rispondere lo stesso, anche se non lo sa direttamente quella cosa, però magari l'ha vista in TV. Gli chiedo com'era vestita Liliana quando è uscita, lui non lo sa, è uscito prima di lei, ma lui ci prova, ha sentito dire che era vestita in quel modo. Ha portato la spazzatura? Sì, ha portato la spazzatura. L'ha vista uscire con la spazzatura? No. Però succede che l'ha sentito in televisione, ha visto le mani delle telecamere, e allora nella sua mente c'è, è uscita con la spazzatura. E lui lo dice come se lo sapesse lui. Questo crea dei grandi pasticci, e ti posso dire che io che ho avuto contatto con persone per lungo tempo con questi problemi di memoria, ho riconosciuto lo stesso schema. A volte non si ricordano neanche se una cosa che credono di sapere l'hanno saputa da altri o l'hanno vista con i loro occhi. Non pretendo di essere caduto perché indubbiamente questo crea una gran confusione. Riguardo che non dà l'impressione di essere una persona limpida e sincera, ma sai, è una cosa molto soggettiva. Diciamo che io lo vedo molto strano in TV, molto strano. E questa stranezza, perché è teso, perché gli fanno domande su cose che lui non ricorda, potrebbe essere una spiegazione. In certe situazioni stressanti le persone sono meno normali e spontanee. La relazione di Claudio con Liliana è documentata a livello telefonico, quindi non è solo frutto delle dicerie di Claudio. Le moltissime telefonate tra i due indicano una relazione stretta. Sì, indubbiamente loro si conoscono e hanno una relazione che dura da 40 anni, insomma. Ci sono anche delle foto, ne avevo già anche parlato, mi sembra. Una da giovane, molto più giovane, in cui erano insieme, non so se fosse proprio una coppia. E questo non si nega, solo il dubbio è, si possono avere conversazioni, scambi telefonici o messaggi con tante persone, ma li ho anch'io, ma nessuna di queste donne vuole lasciare il marito per venire da me. L'unico dubbio non è che non si conoscessero o non ci fosse dell'affetto, non fosse altro per ricordare i bei tempi passati, quello sicuramente ci sarà. Il dubbio è se addirittura fosse sul punto di lasciare il marito per andare a vivere con lui. Questo mi sembra un po' strano, perché nessuno dei due ne ha parlato con le persone più strette. Claudio non ha detto nulla a sua figlia che vive con lui nella stessa villetta, e per dire insomma che arriva una nuova mamma è una cosa un po' delicata, che è meglio prepararle un po' prima queste notizie. Liliana non ha detto nulla a Sergio, alla nipote o a qualche sua cara amica. È molto strano questo, molto strano. Due stranezze, tutte e due le fanno, quasi che non ci fosse questo progetto. È un dubbio che viene questo. Non credo proprio, poi cosa dice? Non dimentichiamo che Sebastiano è stato in questi cronaca nera. Ecco, vedete che mi ricordavo di averla già sentita questa discorsa. Quindi sì, lui si è occupato di cronaca nera e quindi ha fatto un delitto quasi perfetto.
Pertanto potevo conoscere bene le modalità dei vari delitti e avrebbe inventato il delitto più strampalato della storia delle umane vicende. Cioè lui era in casa con Liliana da solo, nessuno poteva vederlo, poteva ucciderla in quel momento, invece esce e poi la rincontra quando sono in pieno giorno davanti a tutti. E questo sarebbe il piano geniale. Comunque, come diceva un'altra persona, a me non sembra premeditato, per cui queste complicazioni che si possono sempre immaginare non valgono cosa che non è premeditata. Per me, non essendo premeditato, tutti i discorsi di complicazioni, lui esce, fa finta di uscire perché dopo torna indietro per una via traversa, potrebbe andare bene se fosse premeditato, ma visto che nessuno ha ucciso Liliana realmente con la volontà di uccidere, non funziona. Potrebbe invece succedere che lui esce, fa uno strano giro, ha dimenticato qualcosa a casa, torna indietro, la vede e la vede con un uomo, l'amante. Questa è la cosa più plausibile che si possa immaginare come colpevole Sebastiano con le cose che conosciamo. Però ho chiesto amante, Claudio, che è rimasto fino a mezzogiorno a casa, non si direbbe lui quindi. Un altro amante ancora, quanti amanti c'ha sta povera Liliana? Ma anche fosse accaduto, perché questo amante poi non dice niente di avere visto Sebastiano avvicinarsi quantomeno a Liliana? Se ne era andato prima, ok. Quindi Sebastiano è pazzo di rabbia perché si sente tradito, abbandonato, queste cose qua. Di femminicidio ormai abbiamo una certa esperienza. 10, 20, 30, 50 coltellate, un mare di sangue. Quando gli uomini si sentono abbandonati o traditi dalla donna, perdono il controllo, entrano in una fase ossessiva-compulsiva e non smettono più di colpire. Chi ha ucciso Liliana ha dato un solo colpetto e si è subito pentito. Non sembrerebbe un uomo che sta per essere lasciato o tradito. Questo come statistica criminale. E qua comunque dice, se Sebastiano avesse incontrato quella mattina e ne ha approfittato per discutere con il terzo incomodo, ovvero Claudio, e magari la discussione generata, ok, ma fuori di casa? Erano a casa insieme fino a un'ora prima o mezz'ora prima. Potevano parlare in casa di questo. Perché uscire, farsi venire di aspetta che torni indietro a cercarla per trovarla? Non sto dicendo che è impossibile, dico che questo non è così lineare e logico in apparenza, anche se si sta cercando in tutti i modi di trovare dei buchi nel cosiddetto alibi, ma se non è premeditato non c'è nessun comportamento anomalo. Bisogna immaginare che in modo casuale Sebastiano sia riuscito comunque a incappare in Liliana e chissà perché, a differenza di quello che è successo un'ora prima a far colazione, improvvisamente è scoppiato di rabbia. Io ho fatto una rapida ipotesi e secondo me c'è qualcosa che non quadra anche in questa mia ipotesi. Un saluto a te, Elisabetta. Ancora Elisabetta? No, questa è un'altra Elisabetta, non è Elisabetta Catania, anche se inizia per C. Ma come ti è venuto in mente di dire che loro avevano contribuito economicamente alla costruzione della taverna di Laura e Pino? Roba pazza. Ma li hai visti e sentiti, ti sembrano bisognosi. Non si legge proprio sta cosa, stai a fare un castello di carte. Laura e Pino, a mio avviso, sono due serie persone, non mi sembrano bisognosi di aiuti economici. Poi da chi? Dalla routine e su. Fatelo dire che certe frequentazioni ti hanno fatto male. Allora, un po' ostile, diciamo, ma non importa, va bene. Mi è un po' sorpreso questa cosa, perché innanzitutto parli di questa ipotesi che non si dice che abbia costruito tutto quei soldi di Liliana, si parla di un contributo, magari anche piccolo. Poi è venuta fuori la storia che magari pure in natura, nel senso di aver fornito amici comuni carpentieri. Ne parli come se fosse un'onta di disonore, sono due serie persone. Come insinuare che abbiano accettato soldi da qualcuno? Ma io non vedo questa onta di disonore. La logica è, ci sono questo vasto gruppo di amici a coppie, Laura e Pino, Salvatore e Gabriella, Sebastiano e Liliana, forse anche, non mi ricordo più, Adriana e suo marito, o Arturo, un gruppo di coppie. Una di queste decide di fare questa tavernetta, che è anche un po' costosa. Spontaneamente qualcuno di questi amici può offrirsi di dare un piccolo contributo. Non vedo nulla di così infamante, così terribile. Per cui no, non mi sembra così terribile. Qua dici dell'arrotino, sottintendendo in modo un po' ironico che è un morto di fame. Io in realtà ho sentito parlare che Liliana ha dato un contributo e Liliana, ma non lo so con certezza, si è sentito dire che aveva i mazzetti di banconote in casa e che aiutasse molte persone, per cui non mi sembrava così strano. Io come regola generale, la mia regola è ascoltare tutti, non fidarsi di nessuno ciecamente. Quando posso lo verifico, a volte non lo posso verificare con certezza e cerco di creare la verosimiglianza, vedere se è verosimile. Mi sembrava verosimile, sentivo dire che Liliana ha soldi a palate e aiuta tutti, Sebastiano dice che aveva dato un contributo anche per la tavernetta, mi sembrava plausibile, magari l'ha dato anche Salvatore, Gabriella, Arturo e gli altri.
non è comunque una cosa terribile, non è un disonore aver accettato soldi da amici, magari pochi soldi. Quanto alle frequentazioni ti hanno fatto male di Sebastiano, insomma, ho fatto il calcolo, 5 telefonate, sempre chiamato lui ovviamente, in 2 anni e 1 mese fa 1 ogni 5 mesi, non è che ci siamo frequentati molto. Per cui non penso che queste mie brutte abitudini, se mai di non dovrei mai credergli, in effetti per la memoria che ha, ho smesso da tempo di ascoltarlo perché qualunque cosa mi dice, non per bugia, secondo me proprio perché non si ricorda di nulla, non vale la pena di pensarci. Lì era un'ipotesi che lui aveva raccontato che era quello il motivo perché Liliana gli aveva detto quello che ho capito io. Ma magari non è neanche vero quello. Qui ho ricevuto un sacco di messaggi e tra poco dovrò interrompere di fatti. Beh, strano a dirsi, sono finiti, me li immaginavo più lunghi, più che altro è che sapevo che gli argomenti erano un po' così, perché ci sono, come giusto, bisogna dare spazio a molte persone che magari a livello nazionale sono stragrande maggioranza, che pensano che Sebastiano racconti molte bugie e tutte queste cose. Sì, adesso ci sono le carinerie e speriamo di rifarci un po' la bocca con le carinerie. Allora, le carinerie vi dico che sono un po' più rilassanti, anche perché in questo video a cui rispondo, quello di Liliana, vi facevo gli auguri di buon anno, mi sembra, sì, anche se poi li ho aggiunti all'ultimo perché quasi non mi ricordavo. E qui ci sono molti che rispondono agli auguri e mi sembra bello anche metterli insieme. Abbiate pazienza se vi ho messi insieme. Abbiamo Pier Giorgio Ramella, auguri buone feste, Linda Liquirizia, che bei nomi che avete, tanti cari auguri buone feste, Giuliana Aiello, grazie Paolo, ottimo video, tantissimi auguri, buon Natale, ti ringrazio molto. Giulia, Angela Matera, Paolo ti faccio gli auguri, buon Natale, felice anno nuovo, sei bravissimo, grazie Angela. E qui la persona che ha scritto anche prima, accidenti, dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei, ma è ovvio, tu lo sai già. Paolone, ovunque tu sia, io qua sono. Spero ti arrivino i miei auguri top per te e le tue persone care, ti ringrazio molto. Fra l'altro, 2024, anno bisesto, anno funesto, ho già avuto segnali, ma non su di me per ora, ma su persone mie care che conosco, che stanno accadendo un sacco di disgrazie. Sono un po' preoccupato, speriamo bene, veramente. Comunque vi ringrazio tutti di questi splendidi auguri. Assunta Davoglio, anch'io come tutti gli altri ho atteso questo suo intervento. Però mi dà di lei Assunta, mi di del tu per favore la prossima volta. Non ci faccia più aspettare così tanto. Adesso difatti ho cambiato un po' formula e i commenti ci saranno sempre in tutti i video che hanno avuto precedentemente un altro video su quell'argomento però. E cercherò di farlo un po' più rapidi se ci riesco. Adesso fra l'altro che guardo quasi sempre io direttamente i commenti, velocizzo un po' perché le mie collaborative sono sempre state molto disponibili e molto brave, ma ovviamente lavorano, sono molto impegnate, quindi a volte dovevo aspettare che me li mandassero, eccetera. Adesso io posso farlo da solo e magari velocizzo un po', almeno di un paio di giorni. Auguro a tutta la sua famiglia un sereno Natale, qua dei bellissimi bacini, un augurio anche ai bravissimi collaboratori speciali unici. Girerò gli auguri anche ai miei collaboratori, che per ora sono tutto collaboratrici, ma chissà, magari arriverà anche qualche collaboratore maschio. Un saluto a lei, Assunta, e tanti tanti auguri, veramente che vada tutto bene anche per lei e per i suoi cari. Allora, vediamo un po', buongiorno. Anzi, ciao Paolo, ecco, bravo. Brava, non so, però il nome, si è dimenticato di metterlo, ma non importa. Ottimo video ed ancora un cittadino di costruzione del caso con nuovi elementi sempre attenti e verificati. Approfitto e fatti gli auguri. Poi ho scritto, già, qua c'è una precisazione che tu mi fai ed è una cosa utile sempre. Nel video il ritrovamento si sente ha un orologio rosa e non c'ha l'orologio rosa. Molto preciso o precisa sei in questa cosa. In effetti sì, possibilissimo, io l'ho sentito una volta sola. E ho notato che continuavano a ripetere l'orologio rosa, c'è un orologio rosa. Cioè almeno 2 persone diverse dicono questo concetto e mi sembrava strano. C'è anche il dubbio, e mi viene il sospetto che tu voglia sottolineare questo, che in realtà loro non l'hanno riconosciuto per l'orologio rosa. Hanno solo detto, guarda, c'è un orologio rosa, ha un orologio rosa. Perché in effetti è strana sta cosa che loro sapessero in anticipo che aveva l'orologio rosa. Un saluto a te. La prossima volta però mettici sotto in piccolo il tuo nome di battesimo o anche un nick, ma pronunciabile perché user
W.K.4D.N. Un nome, un qualunque, anche Mariolino, ma c'è già un Mariolino, no? Non rubare i nomi degli altri. Un saluto a te. Vediamo un po'. Ah, questa anche, vedete, ci sono carinerie, ma anche qualche cosa un po' tecnica qua e là. Per la questione Telegram, Alespan, per la questione Telegram, recentemente viene la notifica di una persona di cui è il contatto che è appena passata a Telegram e si è abbracciata. Comunque noto quanto man mano finalmente, questo è un altro argomento, quanto man mano finalmente stanno aumentando le persone che portano come me la stima per te, ti ringrazio molto, ma arriva naturalmente anche il contrario, ormai benvenuto nell'effetto mediatico, posso dire con orgoglio di essere stato anche prima, sì, ti ringrazio molto Ale, sia per la tua costanza, anche per avermi rinnovato la tua stima, che è una cosa che apprezzo molto. Sì, ovviamente non è che tutti quanti mi mandano i bacini, è normale che sia così. Effetto mediatico, io ho parlato in un altro video di come il padre di Giulia Cecatin, c'è un certo gruppo che ce l'ha con lui, che è molto strano perché mi è sempre sembrato una persona molto a modo, è il padre della vittima, quindi non c'è molto motivo di odiarlo, ma si fa vedere troppo. Io ovviamente non ho la notorietà di quel tipo di andare in TV, ma un po' ho avuto un assaggio, anche se devo dirti Ale che io credo più che sia l'argomento un po' tossico, diciamo, perché nei video su Liliana ci sono fazioni molto ben definite e io sono un po' così un eretico a non ripetere il coro di dire è stato Sebastiano perché c'aveva il movente, il fatto che c'avesse l'alibi non conta proprio nulla, eccetera, eccetera. Per cui ovviamente non sono molto simpatico a quelli che vorrebbero un plebiscito contro Sebastiano. A me non piacciono i plebisciti, devo dire la verità. A me piacciono le cause perse e in questo senso ho trovato una di quelle belle proprio. Un grande saluto a te Ale e spero che continuerai a seguirmi. Allora, Livia Cianchia, sì, anche Livia abbiamo già sentita. Bentornato caro Paolo, ascolto subito il video. Sottolineo sempre il bentornato e qui mi fa capire che devo cercare di farli un po' più in fretta, ma ci metto un po' perché c'è tanto lavoro dietro come materiale, verifica di varie cose. Ti ringrazio molto Livia. Cinzia Gargiulo, ciao Paolo, solo oggi ho trovato la tua pagina. Mi è piaciuto tantissimo il tuo modo di esprimerti ed oggi cercherò i tuoi articoli. Spero che tu vada un po' più lento, alcune parole sfuggono per la fretta. Ciao, grazie, aspetto la prossima. Ti ringrazio molto Cinzia, io più che articoli faccio solo video, devo dire, al momento attuale. Anche se una volta scrivevo soltanto, ma guarda un po' come cambiano le cose. Ti ringrazio molto, infatti che sei una nuova arrivata e sono molto contento di averti fatto una buona impressione, diciamo. Spero che seguirai anche i miei prossimi video. E comunque il fatto che a volte parlo troppo in fretta è vero, ho notato anch'io. Io non è che amo riguardare i miei video, francamente, ma quando faccio il montaggio video sono costretto perché devo riprendere quello che ho detto da quella webcam, metterlo nel programma di editing per fare la sincronizzazione con l'audio, sono qua pieno di registratori autocostruiti. E quindi devo rivedermi, no? È comunque anche utile per evitare così errori troppo grossi che potrei aver fatto, lapsus vari che a volte ci sono. E ho notato che a volte scandisco le parole, altre volte anch'io non capisco cosa ho detto. Cercherò di correggermi Cinzia, spero di essere più comprensibile in futuro. Un grande saluto a te Cinzia. Paola Nick, che bello, buonasera Paola, abbiate pazienza se scelgo a volte anche questo tipo di commenti che sono un po' piccoli, ma dire che bello che Paola è contenta di vedere un mio video è una cosa che mi ha detto più di una persona, ma rimane una grande sorpresa per me. I miei video, pensate che ho scoperto che fanno addormentare non solo altre persone, ma anche me. Molti mi hanno detto, mi addormento sempre con i tuoi video, che è una cosa bellissima, ho una voce molto rilassante, diciamo. Ma una volta mi è venuto in mente, dopo non riuscivo a dormire, soffrivo di insonnio, ho pensato, vuoi vedere che funziona anche con me? Oh, ha funzionato. Provavo tutto per dormire, non funzionava. Metto su un mio video senza neanche ascoltarlo troppo, dopo un po' mi sono addormentato. Quindi sono terapeutico, almeno da quel punto di vista. Ti ringrazio Paola, che sei contenta di vedere i miei video e spero che non ti addormenterai come fanno molti istantaneamente. Anna Taddeo, ciao Paolo finalmente, beh molto simile come argomento al precedente, anche Anna che mi ricordo bene di Anna, sembra essere contenta quando arriva un mio video, finalmente come dire quanto ci mette, io vi dico sinceramente sto cercando di velocizzare un po' le operazioni, col fatto che adesso mi occupo per ora, poi non so, quando il tour de force che è notevole soprattutto per Elena e anche per Paola si rallenta magari mi farò di nuovo aiutare soprattutto quando i commenti arrivano 700-800 come una volta accadeva, adesso sono un po' diminuiti, siamo verso i 300-400 e lo faccio da solo e cerco di velocizzare un po'.
Un grande saluto a te, Anna. E adesso sì, sono finite anche le carinerie. Strano dirsi, ma è finito tutto. Mi sono stancato un po' perché è un video lungo e l'ho fatto quasi tutta una tirata stavolta. Anche questo è un modo per velocizzare un po' il tempo di fare i video. Spero di aver commesso troppi errori. Comunque ho parlato di vari spunti, opinioni, approfondimenti e ho sentito le vostre opinioni, che sono sempre molto interessanti. Vi ringrazio tutti e vi dico alla prossima. Alla prossima!